Ciao, benvenuti a questa nuova puntata di Agents of Edgewatch, la P di Pathfinder 2 tipo Crime Story. Stiamo giocando la prima parte, Devil at the Dreaming Palace, la stiamo quasi finendo. Spoiler, il cattivo era at the Dreaming Palace, non l'avreste mai detto, vero? No. Ok, siete pronti? Che vediamo di fare un TPK come si deve. Sigla! No world unexplored, no tome unread, no dice unrolled. Absalom, la grande metropoli al centro del mare interno. Dall'alto ci spostiamo verso il quartiere del precipizio. Ora non c'è più un precipizio, ma c'è un enorme parco giochi, fiera, mostra, esposizione universale, il festival radioso che Absalom ospita solo una volta ogni 100 anni. Immaginate la gente, gli ospiti, i bambini, gli sguardi di sorpresa, le novità, la tecnologia, la magia, i colori, i suoni, i profumi, gli animali strani, di tutto e di più. Ci muoviamo attraverso tutte queste vie verso un edificio un pochettino più serioso che è all'inizio di questo quartiere. Si tratta del distretto. Entriamo dalle porte, superiamo un corridoio e arriviamo dove ci sono 4 guardie di schiena e davanti ad esse un uomo grande e grosso con dei folti baffoni biondi e di fianco un nano dalla pelle scura e dallo sguardo gentile. La nostra visione si sposta verso l'alto e tutto attorno viene contornata di una sorta di cornice, quasi un po' di tulle, come se si trattasse di un sogno, di un racconto, di un pensiero. Vedete 4 guardie che entrano in un locale e ci sono degli avventurieri che stanno facendo troppo casino e, presi dall'alcol, uno dei boccali vola e va a colpire un mezzelfo vestito di stinto, accompagnato da un'orca anch'essa vestita, una mezz'orca anch'essa vestita in maniera elegante. Questo viene colpito in faccia, si pulisce il sangue con un fazzoletto, poi sorride, rivolge una battuta alle guardie e poi esce. Seguiamo questo individuo che, camminando, arriva in un grande hotel chiamato The Dreaming Palace, in cui pian pianino vediamo entrare lui. Poi vediamo entrare altre persone, famiglie, coppie, avventurieri, giovani, anziani, ma nessuno esce, nessuno continua a uscire. Poi, improvvisamente, la nostra nuvoletta torna a scendere e termina così il resoconto visivo di quello che è stato ipotizzato dalle 4 guardie al capitano che li stava ascoltando. Queste 4 guardie che sono... C'è un umano con lunghi capelli biondi di mezza età che si tiene un pochino più dietro rispetto ai suoi compagni e continua a muovere la gamba in modo nervoso, come dire proviamoci a fare questo incontro perché non voglio stare qui a parlare con i politici, voglio andare fuori. E sotto viene scritto Aldol. Di fianco c'è un altro umano, giovane, di bell'aspetto e disinteressato alle parole del comandante, anche perché ha già la sua teoria e non pensa che il comandante ne abbia una più intelligente. E si passa però nervosamente la mano tra i capelli, controllandola spesso, nella paura che la maledizione del Varguil abbia rovinato la sua chioma. E sotto c'è scritto Zeke Greyfire. Un grosso goblin avanza, ancora sistemandosi dei pantaloni che non ha avuto tempo di togliersi e che attirano in maniera abbastanza importante e centralizzante di attenzione chiunque sia di attorno nella centrale. Con un gesto si pulisce il collo e ancora una macchia rossastra di quello che per fortuna non è sangue, quindi che sia rossetto o che sia qualcosa di simile. E sotto la scritta Ishtark. Un grosso orco grigio
con la divisa in perfetto stato, che copre e nasconde i segni di una notte di passione con il campione tiefling dell'arena. E sotto la scritta Tanglar. Il grande uomo baffuto biondo vede che comincia a gesticolare con le sopracciglia accigliate e un'espressione arcigna, e a un certo punto la nostra visione si sposta verso di lui e poi lo oltrepassa giusto il tempo di vedere quest'uomo che sta urlando puntando i pantaloni di Ishtark in maniera sdegnata. Dopodiché andiamo verso una finestra illuminata a giorno, la luce ci impedisce di vedere cosa c'è oltre, passiamo oltre la finestra e siamo verso un altro interno. È l'interno di un bel hotel, tranquillo, ordinato. Si apre una porta, c'è un corridoio dove una vecchia signora Halfling cammina tenendosi accompagnata dal mezzelfo di cui dicevamo prima, che sorridendo in maniera molto dolce e molto charmante le apre la porta e le fa segno di entrare in una stanza fatta apposta per persone di più bassa statura, prima di chiuderla e rivelare un ghigno malefico mentre guarda verso fuori la città in cerca di, pensando quante altre vittime ci possono essere, mentre dietro la città sempre quattro figure scure si stagliano. Una non è più una figura completamente scura, si vede che è un umanoide con dei tratti più o meno umani, e sotto la scritta Agents of Edgewatch. Una volta c'era la decenza di come vestirsi prima di fare rapporto. Ma vabbè, ma cosa ne sapete voi che 10 giorni fa andavate a pulire il culo delle viverne per 2 soldi? Oh, ma signore, hanno portato una teoria interessante, hanno raccolto delle prove. Sono pagati per raccogliere prove, cosa devono fare? Andare a fare i cubisti in cima a un locale trasgressivo pieno di prostitute e drogati? Comunque, sì, qualcosa l'hanno capito, mi sembra di... È sensato? Sì, è sensato, può avere un senso. Effettivamente tutte quelle voci che puntano verso un unico hotel dove effettivamente ci sono stati degli acquisti e delle costruzioni un po' strane, signore, effettivamente potrebbe far pensare a una sorta di serial killer residenziale che approfitta dei visitatori per togliersi la sua vena sanguinolenta, nonché è nel titolo dell'avventura. Va bene, questo mi ha convinto. Pensaci tu, disfogli tutto da fare, che io ho già mal di testa e devo andare a conferire con il lord della città, perché non sta andando bene da quando hanno rubato l'escavatrice e qui una... mi stanno addosso. E prendendo un sigaro va via e fa: a dopo, portatemi altre buone notizie, e sbatte la porta. Ollo vi dice: il capitano Lavasso è molto soddisfatto del vostro lavoro. E poi la prossima volta. Ollo, davvero puoi indossare qualcosa? Ma Cristo santo, ma non volevo tardare. No, non posso passare tutto il tempo stando così a cercare di non guardare. Siamo il giorno dopo. Che cazzo hai fatto lo stanotte per un po' di mio tempo? Provato a toglierteli da voi. Ma soprattutto. Sono aderenti. Ma soprattutto, io sono 1,35 m, di cosa vi lamentate? Scusa, Ollo, mi dispiaceva tanto. Senti. Almeno ho visto così tanto nella mia carriera che questo è nulla. Comunque, io non voglio sapere niente. Al di là delle battute, cerchiamo di mantenere un po' di decoro. Nel momento in cui vi sarete rimessi come di dovere, pronti d'ordinanza, come intendete procedere? Direi che ci recheremo sul posto, interrogheremo la concierge e dopodiché inizieremo l'esplorazione sistematica del luogo alla ricerca di prove inconfutabili che supportino la nostra teoria. Se posso fare una richiesta, non sarebbe male avere qualche uomo fuori, solo che copra eventuali fughe di gente che si sente sottoposta. Ho più che altro che possa chiamare rinforzi. Tu non puoi mettere a richiedere e coprire nella stessa frase. Non sei vestito adatto. Sì. Però potrebbe essere effettivamente utile un palo o due. Che se la situazione va male, avere un paio di pattuglie che a turno girino nelle vicinanze in caso di bisogno. Qualcuno che in caso di campa, sarebbe ottimo. Gente che non faccia entrare gente.
Già. Un cordone di polizia. Un cordoglio funebre. Ok. Quindi, questo è quanto. Poi così, con protervi e prepotenze, entreremo a cazzo duro nel locale del male. Ok. Siete equipaggiati, siete passati di livello. Siete pronti? Molto bene. E abbiamo anche venduto gli oggetti a caso che hanno trovato, ma niente, frega, nessuno mi fa il conto. Non abbiamo ancora avuto tempo, secondo me. No. Io la mia mazza... Perché la mazza la tiene, ma abbiamo un'armatura e uno scudo. No, è anche il giorno dopo. Non pensavo tu della sera di notte. Perché la mattina spesso, sì. Tanto se non abbiamo bisogno di nulla di impellente. No, io ho fatto tutte le pozioni delle di cura. Benissimo. Festeggeremo dopo il primo caso riuscito. Sì, dovrebbe andare alla via, intanto. Però vabbè. Ah, ma stava meglio i tuoi capelli, nonostante lo spavento di ieri. Sì, però delle ciuffi. Ma dici? Sì. Ti dico, da qua sopra non me ne sono accorto. Si sente al tatto. Sarà che non ci avevo fatto caso prima, allora. Direi così. Tutti vuoi cambiare o venire così? Sarebbe carino ti cambiassi. Ti cambiassi, sì. Sì, ma ve l'ho detto, era solo per non far tardare. Un attimo di tempo, il tempo in cui vi si cambia. Si cambia. Aspetta, devo scendere per il dollaro, sennò faranno una niente. Oh, già è vero. Adesso è importante. Lo vedo. Muori i poteri! Ah, guarda l'esterno di una prigione. Sì. Ok, vedete l'esterno di quello che è il Dreamy Palace. Per darvi un'idea, giusto per darvi un'idea molto semplice, facciamo così. Ma aspetta un secondo, facciamo una carta occulta. Questo è quello che, questa è la forma del Dreamy Palace. Ok. Quelli ai lati sono finestre, non sì, huge. È il momento di bloccare le porte e dargli fuoco. Tra l'altro, quanti piani? Due. Due piani? Un piano terra e primo piano. Il seminterrato, l'hanno detto. Sì. Cioè, potenzialmente non lo sappiamo. No, l'aveva detto qualcuno nella casa. No, avete piani. Detto che è stato costruito su una, costruito su una fucina. E che però voi non vedete tracce di questo perché notate questa edera cespugliosa lungo tutto il muro. Invece mi ricordo che c'era qualcuno che aveva detto che era entrato da una finestra. Però non mi ricordo quale finestra. Non ha detto quale finestra. Ha detto che è entrato da una finestra. E le statue si erano animate per menare. Ok. Occhio alle statue. Noi entriamo dalla porta principale perché voglio fare delle domande alla concierge. Ma la prendiamo subito in modo diretto? Sto già sfondando la porta. Vuoi entrare tu? Era solo la aperta o meno. L'atteggiamento. Beh, cortesemente stolidi. Allora facciamo così, lascerò ad Ishtar la... Intimidation. Intimidire, no. La richiesta. Sono solo delle domande. Io vado in seconda fase, a questo punto lascerei a lui la gentilezza, se poi non dovesse bastare. Mezz'orco gentile, sì. Io sono un orco intero, ragazzi, ci tengo i miei canini. Un orco gentile. Sono un orco professionale. Io non questo genere di professionalità, no? Un po' è diversa, sì. Okay. Comunque, andiamo. Apro la porta senza bussare. Grande cosa, giù. Quindi, vi porto un pochettino più in... Vuoi un'attività di esplorazione? Già, no, perché no, non siete ancora dungeon. Non siete entrati in una stanza. Non è dungeon, that's all. Cosa noti strano? Ma chi è che va avanti è Totangla? So, io do anch'io qui. E io sto leggermente indietro e mi guardo attorno. Iena, Aldo e zio Pietra. Ma dietro Aldo era Iena Pozzo. Ti sei sentito? Ah, che emozione, siamo in una stanza. Ok. Entrate e come potete immaginare c'è una concierge che è una mezz'orca vestita in maniera piuttosto elegante. Ce la ricordiamo. Certo, ve la faccio vedere qua in questa foto. Non chiama. Sta tenendo un'arma, è solo un... sta ballando. Casualmente... Sta facendo un po' di yoga al mattino. Esatto. Si chiama Ralso. Ralso, eccola qua, Ralso. Ah, quella cara amica che voleva vedere la roba del mio. Domanda, solo una cosa. Voi siete venuti qui in divisa? Assolutamente sì. Assolutamente. Allora, una manetta in bella vista. Allora, Ralso... Ralso vi vede arrivare e in maniera piuttosto gentile e elegante vi dice: buongiorno agenti, benvenuti al Dreaming Palace, cosa posso fare per voi? Mi giro verso il Tangler e riguardo lei.
pensato prima, veduto. Ma non importa, improvviserò. Mi avvicino. Non lo so. Come non lo so? Stavo pensando. No, è diploma, sì. Diploma, sì. Credo. Quindi, tu vuoi con capacità oratoria ottenere cosa? Voglio che in cambio di una riduzione di pena mi dice dove è il capo e dove sono le trappole. Quello anche senza la riduzione di pena, scusi, dove è il titolare? Nel momento in cui citi comunque il suo debito con la giustizia, lei diventa improvvisamente seria e con fare molto preciso dice: sì, ho già pagato per quello che ho fatto, sono una cittadina libera adesso. No, sei indagata per riciclaggio perché hai venduto roba del mincaio, ovvero ci hai provato ma non ci sei riuscita. Comunque questo non è il punto è che qua si ammazza della gente e noi vogliamo trovarla. Ah, così secco proprio? Sì. Questa era la diplomazia. Questa era la diplomazia. Eh sì, non c'è nessuna minaccia. Non l'ho ancora minacciata. Solo detto qui che... si ammazza della gente. Okay. Si ammazza della gente. Non ce l'ho voi. Non della gente. Conto di pena ci devi dire. Io sono così. Questa è la diplomacy, non è... Ok. Questa è diplomacy orchestra. Guarda, noi abbiamo credibili fonti per sospettare che gli ospiti qui vengano uccisi e poi derubati. Noi sappiamo che parte della refurtiva dei corpi è stata rivenduta da qualcuno che stranamente ti attomiglia molto. Ti assomiglia molto e ha il tuo nome. E quindi possiamo chiudere un occhio sul fatto che forse sei indagata in ricettaggio di materiale sottratto dei cadaveri, nel caso che tu sia molto 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 disponibile ad aiutarci nel risolvere il caso delle persone scomparse. A me questo sembra un intimidate. Va bene, perché ti dice io non ti perseguisco se tu fai se tu mi sta bene. A questo punto posso inserirmi anche solo per aiutarlo facendo arr. ci sta, tu credevi che fosse una cosa più di gentilezza quando hai capito che ci stavo pensando, che uno schiaffo in faccia. Ci sono bravo, schiaffo in faccia, memoria per me, non farmi fare cose. Non è che ci stavo pensando un momento, poi quando è venuta fuori così mi devo tirare, immagino che ti disse prima lui proprio successo finito con più due senti naturale più 9. Già qua 17 più 6 fa più 2 anche al contatto. Più 2, no, 17 più 8 allora. 25. Ok, ho 20 naturale, l'ho fatto adesso. Vi dice: ma l'ambiente criminale tende molto facilmente a dare la colpa a nomi e volti noti per evitare che nuovi malfattori vengano schedati, ma al di là delle vostre insinuazioni, che non è questa la sede per rispondere, sarò molto felice di farvi fare un tour dell'hotel. Benissimo. Prego, volete seguirmi? Il capo dov'è? Chi? Il titolare. Ah, cercate il signor Pratchett? Sì. Mi spiace, in questo momento non è in hotel. Io cercherei... Devo lasciare detto qualcosa? Da qua... troviamo noi. Avanti, cercherei di capire, uno, se ci sta pigliando per il culo tipo per Pratchett, e due, se ci sta portando a morire male da qualche parte. Magari Conosci qualcuno che sta per prima nelle stanze? La risposta alla prima domanda è tira. La risposta alla seconda domanda è: prego, leggi pure l'avventura e saprai in quale stanza t'ammazza. Tutti volete fare il vostro tiro? No. È un tiro chiuso di percezione con più 7, faccio 18 più 7, che bello. Fai 18 più 7? Cioè, ti odio. Bravissimo. Lui sta ancora cercando. Io invece posso dirti solo una cosa. Certo. E ogni volta che entreremo in un qualunque luogo, tu usi del sod. Giustamente. Puoi vedere come io cercherò trappole. Sì, ma non mi stavi dicendo se devi cercare se capire se questo. No, mi fa un cazzo. Solo tu tiri? Solo. Noi lo diamo per scontato, Sei convinto che la mezz'orca ti menta? Sei convinto che non ti credo? Ok, io sbuffo un attimo, vado avanti, faccio un passo in avanti rispetto a Tanglar. Che tipo salti sopra il balcone quindi. Esatto, cioè metto le braccia tese sul balcone facendo ticchettare le dita sopra, la guardo dritto negli occhi e dico: senti, siamo degli agenti perché non siamo gli ultimi coglioni di Absa. Per quanto tu possa cercare di portarci in qualche posto dove probabilmente cercherai di farci
sparire, sappi che la cosa è destinata a fallire e tu in quel caso non otterrai un'agevolazione su quanto detto dal mio compagno e non otterrai neanche la mia pietà. Quindi parla ora e vedi di non fare altre sorpresa. Riprova a fare intimidate. Tiro bene, 16 più 9. Don più anche quello, ho fatto 25. 16 più 10. Ok, continuate a fare poliziotto cattivo e poliziotto più cattivo. E non interverrei più cattivo ancora. E notate che essendo in 4 più una iena contro 1 e essendo poco inclini alla diplomazia e per certi versi anche un po' alla legalità, ma questo è, in questo momento vi interessa poco, siete davanti a quello che per voi è il complice di un grande serial killer, quindi in giudizio dovreste avere, se avete ragione, dovreste aver ragione voi. Ralso si fa un indietreggia percependo la minaccia e vi dice non era assolutamente mia intenzione portarvi in nessun posto pericoloso, questo dopo tutto è un hotel per tutti e in questo hotel no, non c'è il signor Pratchett in questo momento. In questo hotel? Quindi ce n'è un altro? No, no, dice no, è perché lei si trova in questo hotel e non in quella dall'altra parte della strada. Vabbè, non c'è Pratchett. Lei non sa dove si trova adesso. Cioè dove... Lo no, troveremo non poi. Mi dice ogni cosa che fa. Questo è il suo hotel. L'ultima cosa che mi ha detto è stata non disturbarmi. Signorina, cosa ne dice di lasciare quell'arma qua al suo bancone mentre ci... Quale arma? Non ha un'arma da cintura. No, disarmata. Ah, no, scusa. Allora, in frente così. Non lo mettono ormai. No, è qua disegnato, vabbè, per cui lo ammazzano. Detto tecnicamente, no, è vestita in, con questo taglio di pantalone. No, si è disarmata la roba. Viola, completamente disarmata. Molto bene. Di andare... Però, perdiamo la porta, la chiudo, la sprango. Il locale è uscita? Sì, perfetto. Nel momento il locale è chiuso. Le persone che sono qui dentro di uscire. Più tanto, è chiusa dall'interno, se vogliamo uscire la riaprono. Il punto è che non è intelligente da fuori. Ah, non c'è già da guardare che vita non differente. Vabbè, ma lui... Fanno il giro, io voglio chiudere da dentro. Ma se vuoi farlo, scusami. Non discutere con loro, sta pensando al momento. Possiamo direttamente prendere le chiavi. Beh, la porta è chiusa dall'interno. Poi escano quelli che vogliono. La faccio saltare. Sì, vi avviso che siete, per quanto possiate fare quello che volete... Per quello che vi hanno infarinato del vostro dovere, siete al livello del, siamo al limite dell'abuso di potere. Al limite? Al limite, ho detto solo. Non abbiamo ancora trovato. Ho solo chiuso una porta all'interno. No. Stai intendendo a qualcuno di uscire. Io vi avviso perché ci potrebbero anche essere. Danno fuoco al locale, muore della gente perché tu hai sprangato la porta. Se sono la morte, sono chiuso dall'interno. La si può aprire dall'interno. È una via di fuga, non puoi chiuderla. Io ti dico solo che... Senti, ste misure di sicurezza vanno negli anni 60. Allora, senza perdere tempo, io ti dico, sei al limite del legale. Va benissimo. Punto. Troppo, cioè, nel senso che non potresti farlo, nessuno ti sta dicendo niente, non verrà incriminato, ma succedesse qualcosa finisci male. Vabbè, okay. Hai fatto chiuso dall'interno la porta. Se spranghi. No, ho detto che chiudo non c'è spaghi, tu chiusa, ma è chiusa. L'importante era per me che gente non potesse entrare, ma se la gente da dentro ha bisogno, apre e esce. Quindi chiudo la porta. Sì, è chiusa, ma non è chiave. Lei non ha una chiave? Ma tu non hai detto chiedo alla signorina Ralso di chiudere la porta, hai detto io vado e chiudo la porta a chiave e la sprango. No, non l'ho detto così, però sì, hai ragione. Ho saltato un passaggio importante. Cioè, rimaniamo che, esatto... Cioè voi, la signorina Ralso, in questo momento voi siete spostati per farle spazio e in maniera un po' nervosa perché siete stati vagamente aggressiti, si muove sinuosa come una pantera nera, si muoverebbe verso le doppie porte al vostro... Per chiudere. No, per aprire... Verso là, dopo aver messo un cartellino, torno subito sul tavolo della reception. Non chiuderebbe le porte d'ingresso perché la gente può andare a uscire, specialmente gli ospiti uscire, e vi porterebbe a fare un tour della casa. Vabbè. Io ti vorrei solo dichiarare una cosa. Non la chiudo. Segno come preda Ralso. Eccola lì. Capitasse qualcosa la seguo meglio, posso pensarla, eccetera, e girerei con una bolas in mano.
che alla fine è un cordino con un coso appeso, semplicemente. Come il manganello fa girare. No, no, una bola sì, ma all'arma in mano. Se poi niente, ha già deciso che era su un cattivo che vuole ammazzarvi e cerca di scappare. No, no, no. Ma lui è paranoico di vita normale. È giusto essere preparati. Vogliamo dare un'occhiata alla stanzione dietro di lei prima? Ma sì, controlliamo, siamo qui per verificare. Appunto. Poi abbiamo il mandato. Non abbiamo un mandato, ma lui non lo deve sapere. Siamo noi il mandato. Quando l'hai falsificato quello. Sì, però diamo un'occhiata alla stanza dietro di lei. Do un'occhiata alla stanza dietro di la firma di... Sì, ma quella l'ho fatta io. Quindi lei sta andando ad aprire le porte d'ingresso dell'hotel, giusto? Sì. E voi le dite: fermi, un attimo, signorina. Noi vorremmo vedere. No, non vorremmo, lui va ad aprire la porta e basta. Sì, magari Ralso gli dice: perdonatemi, quello è il privé della. È il privé della reception. Appunto. Nascondete qualcosa qui dentro? No, però siete venuti a seguirmi per fare un giro dell'hotel o a perquisire da capopiedi? Giusto per saperlo, perché... La seconda. Ti abbiamo detto che secondo me succedono degli omicidi qua dentro e che tu sei implicata. Quale parte del perquisiremo questo hotel devo spiegarti più lentamente? A questo punto lei a un certo punto prende le chiavi, ve le butta per terra, tra voi e il bancone, vi dice: alza le braccia e fa un passo indietro. Però tu gli dico no. Vai pure. Ok. Prendi le chiavi. Vai pure. Vatte pure. Solo adesso è un mazzo di 48 milioni di chiavi. Non funziona. Qual è? Non funziona. C'è scritto in questo numerini? Vabbè, io vado avanti, sono due giorni qua. Io me la fermo i cazzi, io provo tutto. Scusi. No, dopo tre ore c'è tagliate sfondo. Quindi dopo potrebbe dirmi... Provi la seconda? No. Provi la terza? No. Io chiedo, potrebbe dirmi... Abbassa la maglietta? No, prima passa. Abbassa la maglietta. Esatto. puoi usare le bolas per picchiare la porta. Ok. Chi è che entra? È molto stretto lo spazio, quindi mi serve una persona. Entro io. Entri tu? Gli do un'occhiata. No, sì, uno sgabuzzino, non penso. A me non interessa, secondo me. Troppo esplosivo. Ma perché dovrebbe esserci una troppa esplosiva nello sgabuzzino? Ce l'hanno messa i kobolgi. Me l'hanno costruito i kobolgi? Giusto, domanda. Avete avuto manutenzione dai kobolgi, per caso? Ultimamente. Niente. Cercate di rimanere un po'. È una scena molto complessa. Se fate cose serie e cagate, io non so più. Al momento erano tutte cagate, non ti preoccupare. Dicevo, in realtà armeggiate un po' con le chiavi, trovate la chiave giusta e quindi tu riesci ad aprire e Zig dice: vado a controllare io. E quello è un piccolo guardaroba con allineati scaffali e valigie, pile di lenzuola, una collezione di una rastrelliera con una collezione di liquori e bottiglie di vino e tutta un'altra serie di oggetti vari, mettiamola così. Do un'occhiata agli oggetti, se trovo qualcosa che possa essere incriminante. Allora... Io non dico che sto cercando il coltello sanguinante, perché sarebbe stupido nasconderlo nella reserva, ma... cerco qualcosa che possa essere legato ai tizi scomparsi. Allora, quindi vai a cercare se... Andando, ho capito che arrivo? Sì, no, penso che sia. Non so che devo che... Ecco. dunque... tutto quello che trovi di particolare, sì, cercando, come dire, oggetti che possano interessarti, è che c'è una valigia che ha, come invece delle iniziali, ha un ideogramma quindi nello stile di Minkai. Ok, le chiederei il registro degli ospiti, per favore. Stessa cosa, stavo per chiedere quello anch'io. Mentre cercavo, avete il registro degli ospiti per verificare quelli scomparsi sono stati qua in questo hotel, in che stanza hanno prenotato. Ok, e lei vi dice... Te lo dico molto, io sono molto diplomatico, non cerco di mettere a suo agio... E nel primo cassetto? Ok. Lo prendo. Ok, mi servono le perception di...
Anzi, no, sì, due tiri di perception di voi due. Chiuso. Sì. Io ho fatto 14 più 7. Dovrei avere più 5. Oh, ho fatto 19 sul dado comunque. La mia attuale... Ah sì, salita 6, quindi 19 più 6 è 25. Non penso che quella di Gambier sia. 19 più 6, ok. 14 più 7. 14 più 7, molto bene. Cioè, se io adesso, cioè, sembra uno scherzo, però se qualcosa che Gangrel può vedere come strano, si possono anche fare la sua, però. Cioè, se vede qualcosa. Valuta tu. Tu tira. Okay. Valuta come annusa. Sì, se ha senso che si accorgi come annusa. Fatto. 14 più 6, praticamente quanto me. Perfetto. Bravissimo. Siete allineati. Sì, esatto. Sai che siete vicini evolutivamente anche. Ok, ti dice. È nel primo cassetto. Io conto un'occhiata, ma non dovrebbe succedere, quindi apro. Ma tanto è un tiro automatico. Se passi vicino alle trappole, hai un tiro di percezione automatico prima di cascarci dentro. Sì. Non qua, in modalità esplorazione. Esatto. Il trap finding, così. Credo. Se sono in. Sono contro un attimo, però comunque lo apro. Non cercherò trappole a prescindere perché mi sono stanco. Beh, adesso non lo cerchi, lo cerchiamo dopo prima di partire, magari con lo Zawarbo. Apri il registro e tu cominci, quindi tu capisci che tutto il registro è lungo da controllare, non sapendo però sappiamo quando tu sei dentro, tu stai cercando dentro. Ma io ho chiesto il registro, quindi sono anche interessato a questa cosa. No, però sto dicendo, tu cercare le valigie vuol dire che tu cerchi le valigie mezz'ora, loro stanno mezz'ora fermi, immobili, o loro stanno facendo... No, io facevo quello mentre lui cercava. Poi tu anche volevi il registro, però in questo momento tu stai cercando delle valigie. Okay. Tu hai chiesto il registro, immagina tipo Zicca ha detto, chiedete anche il registro, e tu l'ho appena fatto... E lei ti dice: registro lì, tu eri già vicino al bancone perché eri andato ad aprire con le chiavi tutto. Quindi tu prendi sto primo cassetto e tiri fuori il classico libro degli ospiti. Lo apri, vedi che è piuttosto robusto perché sotto durante il festival è comunque tanta gente che passa. E vedi tutta una serie di nomi e cognomi e firme e date e altre cose. Dico: ci vuole un attimo a passare a controllare tutto. Io cerco di farlo in modo veloce. Ricordarmi i nomi di quelli scomparsi e se ne trovo qualcuno mi segno mentalmente il numero delle stanze per andare poi a verificare dentro quelle stanze sapendo che ci sono stati quelli e se troviamo degli indizi. Ok, e tu stai cominciando a fare questo lavoro. Ok, quindi lui sta lì mentre tu trovi la valigia di Minkai. Voi due fate qualcosa o niente? Io tengo d'occhio la tizia e mi guarda attorno, nel senso che non ci sia nulla di strano, però la squadra male, okay. E le dico cose brutte, pentiti. Ah, ok, è brutto, pentiti. E se poi te ne penti? Io cerco anche di studiarla un pochino, come si muove, eccetera, per vedere se ha magari un modo di fare di qualcuno che, non lo so, può essere, per dire, che ne so, un combattente che magari sta cercando qualcosa con cui colpirci o cose del genere. La stai squadrando? Sì. Ok. Comunque la ragione ce l'ho sempre. Ce l'hai sempre? Sì. Quindi quando tu passi vicino, quando tu passi vicino alla trappola, fai il tiro. Hai un tiro. Molto bene. Con un più. E vediamo se c'è una distanza giusto per. Ok. No. Tu hai la valigia? Sì. Cioè, tu hai trovato la valigia cercando tra gli oggetti. Gli oggetti, come dire, degli ospiti e quelle cose. Mentre nel frattempo Aldo stai guardando, e mentre sta guardando, Aldo vi sta comunicando, dice: ragazzi, qua. A scorsa e a memoria, poi la sua memoria, esatto. non vi è nessun nome di quelli che stiamo cercando. Che pure sappiamo essere stati qui, tipo i coboldi. I coboldi non sono stati qui. I tizi di Minkai sono stati. Tecnicamente i tizi di Minkai. I coboldi sono stati mandati qui. Mandati qui, no. I tizi di Minkai sono stati mandati qui perché si erano lamentati degli alloggi schifosi. Germinoff ha mandato i coboldi là. Germinoff è quello che ha trovato da dormire per i Minkaiesi. I Minkaiesi sono lamentati. Hanno mischiato le due cose. Si erano lamentati delle precedenti alloggiamenti. Allora Germinoff li ha mandati qui. Okay. Senza mai essere andato di persona a verificare questo posto. Sì, noi non perdiamoci la testa perché secondo me se c'era qualcosa. Avete avuto ospiti di Minkai recentemente? Sinceramente non mi ricordo. No, non capisco. Mi spiace. Perché, no, qui sappiamo che sono sparite delle persone di Minkai, che sono state messe in vendita degli averi
di persone di Minkai è qua sul retro, nella zona che era il privé della... Quindi tu riesci a parlarle? Sì, sì. Quindi... Con la valigia in mano, che era il privé della, del concierge. È così, così. Ci sono delle cose di Minkai, che non sono proprio delle, degli oggetti che si trovano quotidianamente. E mostri questa valigia con... Sì, sì, la metto sul, sul balcone. E vorrei provare ad aprirla. Ok. E quali sono le iniziali? Hai detto che ci sono delle iniziali? No, c'è un, non se nessuno sa leggere in caiano, non avete idea di cosa c'è scritto. La vuoi aprire? È una valigia. Ma ci sono oggetti dentro? Calze, mutande, pantaloni. Da uomo? Da uomo. Ok, quindi la risale sono farsi gli uomini. Sì. La domanda è perché un uomo lascia la valigia col proprio intimo qua? Non so se tempo, mentre loro fanno tutte queste apre, noi sappiamo più o meno quando sono scomparsi. Sì. Cioè, sì, i giorni. 15 giorni. Ecco, no, il giorno esatto della denuncia di scomparsa. Cioè, in realtà loro no, perché loro no, sono andati lì, non sono più presenti al lavoro. Sì, dal giorno in cui non sono impegnati al lavoro, guardi e non... Io guardo se ci sono dei buchi. Non vedi nomi di Minkai. A quel punto, quello... anche. Nel senso, non so quante stanze ci siano, però cerco di... Ci sono una serie di stanze citate e... Allora, non è facile leggere il registro di un hotel che ha così tante stanze. Loro ti dicono che sono le dice che se vuoi, ma non si ricorda questo, sono spesso pieni e c'è un grande via vai. Boh, direi di iniziare a controllare... Lo sequestro un attimo, cosa? Come una prova che hanno nascosto. Lo sequestro solamente... Il libro nastro. No, il libro nastro. Tienilo con te, va benissimo. Esatto, l'ho visto. Quindi ti prendi il libro mastro e lo metti nello zaino. Esatto. Perché potrebbe servire per avere informazioni. Delle mutande di Minkai tu cosa fai? No, le metto giù. A me interessava trovare qualcosa che potesse essere legato a questo posto. Quindi prendi la valigia con le mutande di Minkai e la metto dietro. Allora li metti dietro. Dietro, no, dietro il balcone. Dietro il balcone, perché non stia proprio sopra. Certo. E poi direi, boh. Scusa, vuoi che lo faccia fiutare a Gangri? Non, sì, non credo che i Minkai siano ancora qui, ma se vuoi... Prego. Potrebbe essere una buona idea, sì, sono io, queste parti. Sì, un indumento... Glielo faccio fiutare... No, glielo faccio fiutare un attimo. No, poi anche dopo. Gli metti la testa dentro, sì, il cotto. No, se serve. Faccio solo questo. Ok. Una calza. Gangrel annusa. Dice... Gangrel... Sniffa. Sniffa il... Che c'è? Sì. Trova la droga. Eh? Trova la roba. Trova i tizi di Minkai. Strani questi Minkai che lasciano l'intimo nella consergerie. Comunque, so. Ok, ce ne accorgiamo? No. Ok, lei è entrata. Lei, approfittando del fatto che eravate tutti verso la valigia, si è un attimo acquetata e sentite solo un clac e quando vi girate non c'è. Ok. Io, diciamo, scattante, agile... Ho il cuore sul balcone. Si incatta una mutanda. E prendo dietro di corsa. Cioè, apro la porta e seguo. Ok. Allora. Estraendo anche un'artica. Bisogna vedere quanto è veloce. Non è alle povere. Probabilmente più veloce di me. Io neanche ci provo. Gangrel. Dagger, il discorso è che non è corsa via, perché fosse corsa via avremmo tirato iniziativa, perché se qualcuno era più veloce notava quella tirare via. Il discorso è stato invece che ha superato le loro percezioni. Uno leggeva, uno aveva le mani nelle mutande, non era attivo all'adrenalina, loro due sì, anche l'altro che avete tirato, e quindi a un certo punto voi sentite il clac per dire a un certo punto non c'è più, non è sparita nel nulla, mettiamo così, non siete un clac, vedete la porta socchiusa. Poi ovvio che può essere già andata via da 20 secondi, che in Pathfinder vogliono dire 6 km, per darvi un'idea. Chiaro. Detto questo, avete il mazzo di chiavi, il libro mastro... Dentro lo zaino, oggi dedicato. Okay. E decidete di muovervi. Quindi... Abbiamo una fuggitiva. Partendo dal presupposto che ci fermiamo un attimo solo per capire come muove l'esplorazione, tolto che vediate la fuggitiva o no. Nell'esplorazione dell'hotel, che quindi non è metro per metro, ma si utilizza l'esplorazione di Pathfinder 2, yes, Exploration Mode, che cosa dichiarate di fare? Tengo lo scudo alzato. Io tengo gli occhi aperti, percezione attorno. Anche perché con gli occhi chiusi è un casino.
Era per rafforzare il fatto che userò percezione per... Ma vai proprio meccanico, così mi ricordi le regole e mi le faccio. E uso percezione per notare eventuali minacce o roba nascosta, trappole. Mi guardo, giri guardandoti attorno percependo. Ok, Tangler? Porta. Quindi tu? Io sono la porta. Ha sempre lo scudo alzato, quindi parte già con l'azione di scudo tirato su. Io stealth e... cioè, devo essere stealth e in automatico anche il trappole. Ah, sei stealth più il trap finding. L'unica cosa che va benissimo, però ci muoviamo più lenti. Cioè, perché sei in velocità, perché sei in furtività. Però scusa, cioè non abbiamo fretta, in senso. Io posso fare più avanti di voi, però no, oppure non faccio stealth. No, che in generale vi considero più lenti tu qua. Sì. Però non è che avete nessuno che sta in esatto, no, no. Dopo aver beccato lei, nel momento in cui lei è andata, non importa. Spoiler, Rasso è andata. Quindi, posto che Rasso è andata, una volta che aprite, che vedete che non ne trovate traccia, decidete che è inutile fare le cose affrettatamente perché sapete che può essere un posto pericoloso, e tu vai in stealth mode utilizzando il talento trap finding. Percezione, cercando le stranezze che possono essere nascoste nei corridoi, nelle stanze. Okay, mi ricordi come funziona? Solo una cosa, solo. Prego. Per concludere il giro. Tu hai già individuazione del magico. Certo. Se vuoi puoi castarlo di continuo come attività di esplorazione. Però diventa come percezione o posso solo fare individuazione del magico? No, solo quello, però percezione ce l'ho anch'io. Però vedi tu, cioè con quello continueresti a individuare il magico. Preferisco fare percezione perché se io mi prendo del tempo ho bonus più alti. Yes. Ok. Mi ricordi del Zot come funziona? Del Zot è quando entri in una stanza mi dovresti dare, se lo vogliamo usare, un dettaglio fuori dall'ordinario. Se c'è, qualsiasi tipo. Se c'è. Molto bene. Cioè non mi puoi dire, cioè come puoi dire, per il caso che vuoi, però non mi dovresti dire tipo c'è un'enorme macchia di sangue al centro, è evidente, mi dovresti dire dai, c'è un cassetto aperto. Sì, una cosa che Sherlock non ha. Senza però dirmi che cos'è, cioè senza però dirmi esattamente cos'è. Capito, la fai facile. Beh, ok. Se vuoi che lo usiamo e se no... No, mi piace usare cosa. Non l'ho preso apposta quel talento. Perché no, è un casino per un master, soprattutto in un investigativo. Allora, a questo punto, se volete, posso cercare di seguirlo. Magari ha lasciato un po'. No, di non andare da solo. No, non da solo, però seguire lei dove... Trovare le tracce e... Tieni gli occhi aperti, vediamo che non cadere in una trappola, va bene così. Lei la troviamo prima un po'. Beh, c'è da dire questo. Difficilmente stiamo... O prova a scappare dalla porta che noi lasceremo libera mentre ci infiliamo all'interno delle diverse stanze. Ma sti cazzi, è solo una ricettatrice, non è qui per... Beh, complice assistente. Io mando avanti uno solo semplicemente per un discorso di dove è il gruppo. Sì, permettetemi di presentarvi la sala principale. Ok. Quindi, allora, davanti a voi avete una bella scala che sale... curvando da entrambi i lati, sebbene qua non si vede perché poi è la mappa del primo piano. Comunque c'è la classica scalinata che sale da ambo i lati. C'è un enorme ritratto di un carismatico e bel mezzelfo in cima alla scalinata, quindi dritto davanti a voi, che avete già visto da qualche parte. Esatto. Alla base delle scale le due ringhiere finiscono dove ci sono queste due statue, una di un angelo che piange e una di un diavolo che ride. Benissimo. E poi ci sono due corridoi, vabbè, li vedete anche voi, sì. In pratica vedete questo corridoio qua ci sono già le finestre che finisce l'hotel, che ha ancora corridoietti, qua c'è un corridoietto dove vedete questo diagonale. Qua c'è un corridoio che si divide in un corridoio qua e vedete che qua non è ancora chiuso. Quindi sono cinque sezioni, mettiamola così, più dove vedete bianco ci sono tutte le varie stanze. Sì. Bene, come al solito cominciamo dalla destra. Allora, aspetta che devo vedere... Allora, A sua destra, infatti. Io cercherei di fare un attimo attenzione sulle due statue, anche perché ci avevamo parlato di statue animate. Ma stavano nelle stanze, non qui. Io guardo. Sei entrato dalla finestra lì. Beh, è entrato in una stanza, è entrato nel corridoio principale. Che coglione se entra nel corridoio principale sto. Ok, allora andate a rubare una stanza, entro nella porta principale. Zic, non ci sono dettagli, ti guardi in giro e non noti nulla fuori dall'ordinario. Ovviamente, a parte quelle labbra ritratto abbastanza, che è inquietante. Mentre quindi nell'attività esplorativa tu decidi di concentrarti un attimino di più sulle statue.
ma io ho percezione, quindi tecnicamente se c'è anche una trappola per terra o qualcosa, semplicemente ho la possibilità automatica di tirare contro roba nascosta molesta, nel senso. Sì, cosa che dovrebbe essere notato. Posto che mentre vi muovete controllerete roba nascosta molesta, non penso che di casa percezione vuol dire che controllate centimetro per centimetro ogni cosa. La mia domanda era: vuoi tu attivamente concentrarti sulle statue, toccandole, girandole, capendone, leggendone i simboli o altre cose, o semplicemente nel momento in cui, come attività di situazione base, noti che le statue non sembrano pericolose, si va avanti? Io semplicemente vorrei vedere se hanno magari dei segni alla base, cioè non vorrei interagire con le mani o sì, comunque andare a toccicciarle, ma guardare se magari alla base hanno segni come se fossero state mosse o roba del genere mentre ci passiamo vicino. Nel caso ci sia qualcosa di interessante lo dirò, se no... Fai un tiro di percezione. 17. Ok. No, non trovi niente. Mi farebbe strano ci fosse qualcosa all'interno dei corridoi, perché se succedesse qualcosa qui lo sentirebbe tutto l'albergo. Anche per voi. Prima porta a destra, grazie. Io quindi non trovo, però finché tu dici non c'è un trappolo. Io nel momento in cui dovessi scattare la trappola fermo tutto e ti faccio tirare, se me lo non dimenticato torniamo indietro. Senti, che ti dico solo questo: vuoi chiedere di bonus e tirare tu per non a caso fare cose che fermi, tira e allora non viene il sospetto che ci sia una trappola, vuoi tirarle tu? Vabbè, così almeno sai le cose, non è che dominiamo l'esplorazione. Ho 11. Contando già il più 1 del fatto che quello fai nei 12. Allora, così almeno sai le cose da gestire. È più 12. Okay. Conosce molto meglio. Allora, facciamo così allora. Questa volta così non devi neanche tirare il coperto. Le sai tu. Ne puoi anche tirare tutta, via. Esatto. Io faccio una cosa ancora più maffa. Ti fai l'elenco di tiri. Così. Ho già fatto 6 tiri e così non sapete neanche quando tiro. Perfetto. No, ma tanto penso sono solo sei trappole. Sono solo 6 trappole. Pensa 6 trappole come dopo bello. Dopo 6 trappole muori. Ritiro. No, la cosa che ho detto è che allora ho fatto tutti i 20, però ho fatto 1, 3, 4. Ok, allora quindi siete tutti insieme. Yes. A parte Aldo, che è un attimino più celato nelle zone più d'ombra della stanza. Yes. E Tangler vi guarda e vi dice: prima porto a destra? Punto interrogativo? O vi guarda e dice: prima porto a destra? E va prima porta a destra. A me va bene. L'unica cosa è che dopo, magari, che ne so, la prima a destra, facciamo tutte le più vicine. Quanto vi lamentate? La prima nessuno volta, si lamenta. Andiamo, porte, aprire, fare. Nessuno si lamenta della prima porta a destra. E... Okay. Anche accusa percezione di controllare mentre noi entriamo, qualcuno guardi i corridoi, se passa la tipa o altro. In quel senso. Uno ci guardi a schiena. Vuoi rimanere tu ultimo? E io prima di entrare devi dare un'occhiata, perché io mi fido di voi, ma avete gli occhi foderati di piedi. I dettagli, le trappole, come tu sei quello perfetto, anche se in due, a controllare. Sì, tu fai qualche pezzo, se non le trappole me le prendo tutte in faccia. Esatto, i dettagli. Prima che entri, io do un'occhiata. Sì, sì, per vedere. Chiaro, io non ho fatto di morire. No, non sembra. Ah, chiuderò la fila in questo caso. Io gangre. Allora, lei è la più veloce, come carichi un questo. No, ci sta. Ci ma sta. Non è lei la minaccia. No, dico Gang è la più veloce che potrebbe. Ah, Gang è come l'ultima. Vi portate davanti alla porta. Sì. E chi è che. Sto io davanti. Busso alla porta. Non lo so. Giusto, educazione. Ok, busso alla porta. Non ottieni risposta. Mi faccio da parte per lasciare che gli altri. Provo la chiave. Tu apri. Ok. Però prima a mano. No, è chiusa. Sì. Girate la porta, aprite la porta e qualcuno apre la porta. Cosa abbiamo dentro? Allora, dentro... Cosa abbiamo davanti a noi, senza entrare? Lo sei meglio tu, però visto che è un'esplorazione abbastanza importante, vuoi mettere luci particolari, rosse, cose... Non so. Adesso? No, no, sono in carro. No, quindi, adesso siete... Ah, siete luci rosse, lo so. Sì, sì. No, no, anche perché qui vediamo poco, ho troppe cose da gestire. Ok. Mettiamola così... Quando entriamo nel dungeon malvagio. Sì, ma queste cose, secondo me, quando c'è una narrazione di un certo tipo, sì, qua è un po' gadano, un po' qui, un po' fuori, secondo me... Comunque trovate una stanza, okay? Ciao, stanza. Da fuori vi mancano i due angoli, se sbirciate da una parte c'è un tavolino, dall'altra parte c'è un niente. Okay. Mi faccio da parte. Allora, questa stanza con pareti di pietra e senza finestre
è decorata interamente in bronzo e ferro, con un enorme letto matrimoniale a baldacchino di ferro battuto al centro della parete est e due sedie di ferro battute, un tavolino di metallo in un'alcova ad ovest, cioè guardando sulla sinistra per voi, destra per voi. Le pareti sono dipinte con fiamme giallo e rosse e viene dipinta in lontananza sopra le fiamme una città di minareti e torri, quelle torri con onion towers, quelle con le cose tipiche del orientali. Che okay, è molto Milano notte, in realtà, vabbè. Molto Brass City, esatto. Sulla porta c'era un numero che quindi è una stanza, secondo me no, qua c'è il numero di una stanza. Ah, questo fosse invece più il numero di una stanza. Il personale, no, allora viene chiamata, viene chiamata The Brass Room, c'è cioè anche scritto la stanza d'ottone. Ah, ok, diverso, varietà. Non mi sembra ci siano minacce. Vedi qualcosa di strano? Vedete qualcosa di strano? No, non vedo persone. Allora, tu dando un'occhiata da qualcosa fuori dall'ordinario. Sì, io mi prendo un minutino per dare un'occhiata. Anche perché stiamo cercando trappole e passaggi segreti fondamentalmente. Ma tu guardando, dando un'occhiata, non noti nulla di fuori posto. Okay. Dopodiché, però, entri tu o entra lui? In questo momento entrerò io. Anche tu? Entro io. Se non trappole, devi entrare lui per primo. Va bene, secondo me non ci sono trappole. Ah, no, certo, se non ci sono trappole, perché le trova lui. E lui l'esperto. Infatti, entrando, noti una... saranno i suoi sensi da ragno, però effettivamente guardando l'illuminazione tutto ti sembra che il pavimento abbia qualcosa di diverso. Guardando con estrema attenzione noti che ci sono delle linee e dei simboli con un cerchio runico, come dire, passati con una sostanza quasi dello stesso colore. Cioè, nel senso che come se fosse stato dipinto quasi dello stesso colore un qualche tipo di glifo, qualcosa che ovviamente non riesce a comprendere. Ma in realtà è passato, quindi puoi anche sapere di cosa si tratta. Si tratta di un'evocazione, di quelle trappole dove tu passi e puff, ti compare qualcosa che ti vuole ammazzare. Oh, abbiamo conferma di quello che sospettavamo. Sì. Ok. Ok, io provo. Però apro una parentesi. L'unica cosa è che sai che c'è questo. Non... adesso sì, è molto probabile che fosse così. Dico solo, non sapete quali sono però le specifiche per il trigger. Ah, sì. Capite? Quindi magari se un ospite viene attaccato da un malintenzionato, viene evocato certamente un tagger per salvarlo. Un tagger per salvarlo. Direi di esattamente l'opzione. Uscire. Richiudiamo a chiave la porta. Sì, una domanda, c'è una cosa. Mi prendo block notes e segno. Block notes, famosissimo. No, per le note, perché magari non me lo ricordo io, Davide. No, mi segno stanza brass di verificare chi è stato in quella stanza lì come ospite. Allora, vi tolgo un problema. Tutto quello che sarà, verificare lo farete voi come poliziotti. Qui stiamo giocando a Pathfinder, giocate il dungeon. Non perdiamo tempo in sovrastrutture. Se c'è qualcosa di importante ve lo faccio sapere. Però ha anche ragione. Però ha anche ragione lui, da qualche parte ci sarà poi un qualche passaggio ovviamente segreto. Quindi se non vogliamo disattivarlo, no, però teniamo poi a mente che da qualche parte. Ma se c'è un passaggio segreto, conto che loro due lo notino. Cioè, giudicare qualcosa rilevante. Se poi voi mi chiederete, Fili, in quale stanze siamo entrati e in quali no, non vi dirò, ve lo dovete ricordare voi. Chiaro, dirti che in questo momento, nella zona in cui siamo stati, lo spessore delle pareti non è sufficiente per nascondere passaggi segreti. Benissimo, grazie. Andiamo. Ovviamente. Sai, okay, quindi, la prossima destinazione qual è? La porta là davanti? Questa. No? Qua? Eh sì, no, adesso quella là in alto, così poi torniamo indietro. C'è un tuo giro. Mi dite questa. Tu abbracci qua? Il lato destro e prosegui il lato destro. Questa qua? Sì. Ma così lasciamo su. Vi dico che poi qua c'è un corridoio. Sì, sì, ma torniamo indietro. Mi confermate questa? Sì. Busso. La procedura sta sempre la stessa. Io busso, se non risponde nessuno, uno e due. Però guarda, io entro e controllo il troppo. Esatto. Procedura standard, ora in poi. Ah, ok, allora bussate. Yes. E dunque è giorno. Sì. Non
Ok, non ottenete risposta. Clac, 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 clac. Chiaro. Aprite. Vedete una stanza. Questa stanza è stretta stretta, con un letto matrimoniale, un letto più piccolo e poi i vari... sopra il letto più piccolo c'è, c'è una bamboletta di goblin e poi ci sono i vari cassettiere a destra e armadi a sinistra, e le pareti hanno tipo animali felici e altre cose. Bravo, tema bambini. Quello che notate è che è anche disegnato lì forse che i letti sono un pochettino sfatti, c'è odore di vissuto, ci sono prove di una stanza occupata. Una stanza occupata, non in questo momento. Bene, se vuoi andare a controllare, se qui vuoi andare a controllare il registro, effettivamente questa stanza è segnata alla Kandem Family, che sono dei produttori di caramelle. Dei nani. Nani? Nani, di che ricordo? Bambolina di goblin e una bambina. Un piccolo nano. Hai qualcosa contro James e Sutter? Sì, al momento sì. Però... lei non è anche andata alle fiere, però sì, prego. Se la bambina dei nani ha degli spidi puntati ci sta. Potrebbe essere. Ma i nani non fanno lo stesso. No. E controllo, entro... Fate il solito giocare. Mentre io do un'occhiata... Fanno il solito 1-2, di a lui e poi di a lui. Ok. Quindi entrate, tu non trovi niente di strano se non che un bambino possa, un nano possa avere un goblin. E no, ho usato pure io. Modo di e tu non trovi trappole. Bene. Fate un leggero giro, è una stanza, sembra una stanza normale. Benissimo. Io, anche se sono l'ultimo a entrare, guarderei sotto i letti. C'è poco. Ma nell'exploration mode non è già compreso che sì. Non ti esplori. Sì, sì, volevo solo specificare altrimenti che... Sotto i letti. Ok, c'è un po' di polvere. Perfetto. Allora, sono un pulisce benissimo. Ah. C'è il... Allora, no. No. Vai. Proseguiamo. Fondo al corridoio a destra. Quindi proseguite vuol dire... Aspettate. Vuol dire qui? Qui giù in fondo al corridoio a destra. Secondo me non è il massimo. Io a destra. Non a guardare destra. Le stanze qua. Vicine. Perché se c'è qualcuno adesso tipo avete, dentro, non è fondo. Adesso avete doppia porta verso Luca o porta singola giù verso Dali? Fondo a destra. Quale fondo? Sì, sono due fondi. Il fondo è il tuo. A destra. Quindi di qua. Esatto. Giusto? All'ultima porta. E qui c'è una porta. Benissimo. Molto bene. Vi portate qua davanti. Busso. Procedura okay. Standard. Credo non abbiate risposta. Io non capisco di cosa vi preoccupiate. Comunque questo hotel è normale. Sì, certo. Esatto, ciao, non c'è niente di strano in questo hotel, quindi... Benissimo! E chiudiamo la porta. Scusi. Questa stanza non è stata rassettata, direi. Pietre rosse compongono un pentagramma circondato da rune nel pavimento al centro di questa stanza. Dal lato ovest c'è un letto con una scultura di ferro di un imp che grigna sopra ciascuno dei quattro pilastri del baldacchino. Dalla parte opposta del letto c'è un guardaroba che mostra umani agonizzanti che vengono torturati con delle forche. Le pareti sono in nero e drappeggiate con regali drappi di color vermiglio. Ok, il nome della stanza qual è innanzitutto? Il nome della stanza è the Devil Room. Esatto, quindi è fatta così, non è che qualcuno ha fatto. Vorrei sì, anche perché è proprio disegnato grossolano il pentagramma. In ogni caso vorrei fare una percezione del magico sulla stanza. Non si sa mai. Ah, improvvisamente una. Ah, al livello in cui siamo, sa solo se nell'arco di 9 metri c'è o non c'è qualcosa di magico che oltre quello che già conosci. Ok. Guardi e vedi che effettivamente il pavimento è magico. Sembra avere un qualcosa di magico che lo... Però non riesco a riconoscere la scuola, queste cose. No, tecnicamente neanche la posizione. Cioè, a livello in cui sei solo, nell'esplosione di 9 metri, c'è qualcosa di magico. Ok. Poi a livelli più alti saprai dire esattamente cosa. Ok. Un vago e vaghissimo. A livello di 9 metri c'è qualcosa di magico. Ok. Sul pavimento. C'è una trappola. Ho paura che quel pavimento... Guardi, c'è una trappola! Lo stesso effetto... Oppure che questo pavimento abbia lo stesso effetto dell'altra stanza. Cioè cosa me secondo Aldo no. Però è anche vero che questo pavimento magari è più difficile da notare. Ma magari c'è qualcosa di magico, i pavimenti non dovrebbero essere magici.
Quella finestra, quella al fondo è una finestra? Noti una cosa, guardando con attenzione. Noti che non che ci sono questi quattro imp che guardano. Tutti gli imp hanno gli occhietti rossi. Un imp ha un occhietto bianco, come se fosse, si fosse rotto e ne ha messo un altro, per dire. Però ovviamente l'imp si trova dalla parte opposta della stanza. Sì, dove sarà, entrerò. Sarà importante. Probabilmente sì, ma no, perché dovrei sarà una puttanata importante. Ora chiudiamo la porta solo perché non ti dai soddisfazione. Ripeto la domanda, quella laggiù è una finestra? Quelle, ci sono due finestre sulla sinistra. Sì, sì. No, la vedremo. Sì, sì, non okay. Le vedete perché sono chiuse. E non ci sono altre porte. Essendo che per me non ci sono trappole e io. No, però aspetta, lui però ha trovato della magia. Io penso che c'è della magia. Dice che tu non l'hai trovata, ma lui dice c'è una magia su tutto per me. Magari non. Eviterei il pentacolo. Sì, non credo che sia una cosa del testi si attiva, però non sono un esperto. Cioè, in realtà sono un esperto, però davvero. Pensate bene a con che modalità volete girare sto hotel, se tocca tocca qui, tocca tocca lì, se è 100%, se è buco, se è questa porta non c'è mai interessante. È inutile. Sì, sì, la valuteremo dopo. Cioè, abbiamo già trovato che nelle stanze ci sono trappole, potenziali non entriamo trappole, tutte le trappole, cosa non normale all'interno di una struttura. Le regole dell'hotelleria. Non ci siano trappole mortali all'interno delle stanze. Bravo. Chiusa chiave. Benissimo. Porta lì al fondo, a meno che non sia una finestra, se no porta all'altra parte della casa. No, l'unica altra porta qua lì è una finestra doppia che fa luce. Ok, quindi doppia porta. Doppia porta. Perché l'hotel non è così grande. No. Dovremmo aver finito poi. Basta là. Allora. Poi c'è fare così, perché credo che il corridoio lì si ricongiunga qua sotto. Ah, sì, 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 sì. Siamo metà del primo piano. Perché? Un terzo. Okay. Ok, una stanza grande. Questa è una stanza, un salotto molto bello, con enormi e bellissime vetrate colorate, in questa zona ricurva che mostra un bel passaggio della zona del quartiere del precipizio, e con dei i candelabri, quelli ampi, quelli rotondi, con tutte le luci, attaccate al soffitto. Grazie che sono attaccate al soffitto, temevo chissà cosa. E due lunghi tavoli di legno con panche che riempiono lo spazio a ovest, mentre nella zona centrale c'è un elegante bel tavolo circondato da sedie vestite che occupano la parte circolare. Vedete, c'è una zona praticamente pezzenti con le tavole, c'è un tavolo VIP dall'altra parte. Mio, chi non, noti che... nulla di, non noti nulla di qui fuori posto. Possiamo muoverci tranquillamente perché l'orrore appunto, sia perché ci sono delle finestre all'esterno, che sarebbe stupido ammazzare qualcuno qua dentro perché è visibile dall'esterno. Però è una zona comune. E poi è una zona comune. Però, Aldo, l'hai notato qualcosa? No, benissimo. Non penso. Vai, entriamo. Se non lo tasti, Aldo, te lo direi. Però è talmente sicuro che entra in fire che entra per primo per dimostrare baldanzoso quanto lui abbia ragione nell'averlo. Effettivamente sembra bravo. Cioè, dopo due o tre passi è ancora vivo. Benissimo, lo seguiamo all'interno della stanza e continuiamo a fate il giro del tavolo. Passate il dito sopra il tavolo per controllare la polvere, valutate che siano stirate i vestiti delle sedie, controllate se la disposizione dei piatti e delle posate è consona all'hotellerie, poi date il voto sul vostro quaderno, perché poi... Alessandro Borghese sto cazzo. Bruno Barbieri. Bruno Barbieri. Hai voglia di metterne dentro una così vediamo tutta porte, non porte... C'è una cosa di importante, ve l'avrei detto, comunque la stanza è cosa. Finisci, ok. Non c'è, non si ricollega da nessuna parte. No, è al fondo del corridoio, a destra, a sinistra, guarda. Ma c'è lo scomodo, la verità. Ma è fatto apposta per essere scomodo sto posto. Però è bello perché vedi con la vista sul... Quindi è fichissimo, ne voglio uno nella mia di casa. La vista sul vicolo. La vista sul... Ok, possiamo andare questa possiamo tornare indietro alla stradina... Sì. Qui giù, qui. Lo sai che lui non vede, no? Più centrale. Ancora un po' avanti di... Allora, aspetta. Io vi riporto indietro, qua. Tranquilli. Le avete fatte tutte. Ora, potete andare in ordine, vi mancano. Uno, due, tre. Bravo, falle pure nell'ordine che ci hai detto. Sì? Sì. Uno qui? Sì. Molto bene. Busso, guarda, bussi, cerca. Non risponde nessuno. Provate ad aprire e aperto. Per fortuna no. Sì, non era così sempre pieno. È giorno durante per il festival, fortuna, no. Non c'è nessuno di giorno durante il festival. Certo. Quasi nessuno.
L'idea è quella, così possiamo controllare tutte le stanze con calma. Ecco, io non si posso mai. Ok, allora. Allora, questa cucina pulita tiene un largo, vabbè, fatta di... è una cucina, non ve la so descrivere. Una cucina fatta a cucina. Controlliamo il fatto. Fatta a cucina, con roba da cucina, con pentole posate, altra roba, padelle che sono appese al muro, eccetera, eccetera. E bom, in pratica bom. Anche qua è abbastanza tranquillo. Aspetta, aspetta. Non è tutto tranquillo. C'è qualcosa di strano. No, aspetta. Che... Allora. Allora. È un campo minato. Devo cercare le trappole. Esatto. Passata a cappe e poi l'altra. Ah. Devi controllare che tutti i contenitori siano etichettati. Ah. Ok. No, posto. Entro, vuole entrare? Sì, perché sono abbastanza convinto che non ci sia un pericolo. Non ammazzi il cuoco se vuoi avere un hotel. Ok, è una cucina. C'è un cuoco? Non c'è più. Non c'è un cuoco. In realtà cucina l'asso. Però ve lo dico come l'asso. Sì, l'asso. Non ha tempo di fare cittadrice, non ce ne fa. Ok. Andate qua. Bene. Stanza 1 e 2, prima quella sulla mia destra, quella della, a destra della miniatura e poi quella davanti. Però sembra un lavatoio. Me sono nell'angolo. Le apro entrambe perché è più comodo. Bravo, grazie. Un cesso. Se ci porti una casella avanti, vediamo qualcosa. Bene, quello è un lavatoio. Direi che se volete, vi descrivo il lavatoio. No, penso che funzioni come un lavatoio. Non è detto in questo posto. Potrebbe non ci sono trappole, non ci sono dettagli particolari. Un mimic cesso sarebbe bellissimo. Un mimic cesso mi inquieta solo pensiero. Mi apre il coso con i allora, quindi i bagni non stiamo a scrivere. I bagni fanno da bagni. Ah, sì, c'è cioè, su Pinterest. Sì, guarda. Sapete che nella logica tu dovresti entrare in ogni stanza a prenderti in faccia la trappola e per allora, c'è qualcosa che non ti convince nel quadro che di nel quadro di una nave che c'è sopra la vasca. Oh, nel bagno? Sì. Oh. Però da così lontano proprio non è un video di no. Magari posso giustificare. All'improvviso vedete che la vasca si lecca i denti. Sai, volete dare un'occhiata? Trappole, ciappole. Io so già che tu non devi dire, è già in automatico. Ok. E già tirato, quindi non sai se sto usando questo. Esatto, entro per guardare, perché per me non ci sono, e per guardare. Ok, lui ti dice, Zika ti dice, per favore, Aldo, visto che tu sei il calenda cannone, potresti andare tu a controllare il quadro? Dato che tu hai già visto cosa c'è dopo la morte. Non è che non sono il quadro, tu che sei già preparato. Chiuso di hai, giusto? Sì. Che potete farlo entrare? 17 più 8. Non lo so, se non me lo dici io non faccio le cose. 17 più 8. Al pelo noti che il quadro, in pratica, dove dovrebbe esserci una zona scura, una delle bocche da fuoco dei cannoni di questa nave, in realtà c'è un buco. Oh. E dietro il buco c'è uno spioncino. C'era anche lo spioncino dietro l'occhio del guarda la gente che si lava. No, dal bagno guardi la camera dei nani. Ah, la camera dei nani ha un buco nella gomma. Che non l'abbiamo visto però di là, quindi il buco dei nani. Se perché l'obiettivo è non farlo vedere. Seguimi. Non l'abbiamo notato in quel senso. Però è. Ma lo spioncino proprio quello anche dai nani là? No, lo so. Che vuol dire univoco? Più o meno univoco, perché un lato dove puoi poggiare, l'altro lato è più o meno. Ok, va bene. Anche perché lo spioncino è fatto tipo a fisheye, quindi c'è un solo lato, l'altro lato vedi un bagno distorto. Diciamo che non ci sono corridoi all'interno delle stanze in cui la gente può passare e guardare. In questo momento ci avete trovato uno spioncino che dal bagno guarda i nani. Guardone, bordone. Stanza accanto.
bussate. Prendo un po' di malte e copro il buco. Ma non sembra esserci nessuno. Aprite. Vedete che ci sono parecchi letti. Questo sembra più un dormitorio. Sono praticamente il dormitorio per pezzetti. Ma servi tu. E l'unica cosa che noti, che non ti sembra normale, è che c'è un tizio che dorme nell'angolino, che non vi ha sentito quando bussate. A parte quello, tutto a posto. Entrate. Vado a svegliare. In questa zona qua c'è un tizio che sta dormendo con ancora un po' di vomito sul cuscino. Lo sveglio. Ma lascialo. No. E il Thunder, con fare molto gentile, ti avvicini e lo scuoti con vigore, al che lui dice: l'occhio nota quattro guardie della Edgewall, c'è una iena affamata che lo guardano. Questo salta su improvvisamente, fa un salto tipo gatto quando vede un cestino vicino, sbatte una testata tremenda contro il muro dietro di lui, ricade sul letto un po' che giorni indietro, improvvisamente sveglio dall'adrenalina e gli dice: no, io non ho fatto niente, giuro che era consenziente. Ok, lo picchiamo di mano. No! Improvvisamente sto per picchiarlo. Giuro che era consenziente, no, per favore. Dice anche che era maggiore. Non credo invece, non saremmo qui altrimenti. Che maiale. Di base pensi. Deception. Sono una merda in Deception, non sono capace. Penso di avere tipo 3, 2... Devi almeno fare no, è sempre lo 6, si lascia fare, ho anche quella, sono preparatissimo. Che inganno. Tutti chierici, non potevo lasciarla dormire. Poi. No, succa. Però ho fatto 8 in totale. Puoi usare il punto eroe? Sì, lo userò, grazie. Fammi vedere quanto da che minuto siamo per ridere, molto bene. Ho fatto 20 naturale. Io non commento questa cosa. 28, okay. 26. Cos'è che gli hai detto? Che non saremmo qui altrimenti col fare cattiva. No, no, vabbè, ho capito. Lo so che sua moglie è ricca e te lo tiene per le palle, ma Dio santo, ero ubriaco, ma ha capito bene quando mi ha fiato la lingua in bocca. E dico: va bene, ma che non succeda mai più, e non voglio rivederti quando tornerò in questo corridoio. Quindi prendi le tue cose e se ne sparisci. Ma prego in timidate. Aspetta, prego. Ma c'è bisogno. Sì, dai, con un forte bonus, ma ci vuole. 17 in totale. Sì, comunque io dico... Sì, signora gente, okay. Ci manca bisogno della gente prendere le sue cose. Perché... Prima di andare via potremmo fare due domande, visto che... No, io non voglio... Ma non cazzo, sull'hotel. Sull'hotel, ma è un po' roccoglione ubriaco, lascia perdere, andiamo. Ah sì, l'hai svegliato per... L'ho svegliato per mandarlo via, certo. Perché questo posto è pericoloso. Sì, ho capito. Ok, tu non hai notato nulla di strano in questo hotel? Sì, entrano le guardie a minchia, dice mentre scappa. Scappa. Sentite un rumore metallico, una sega circolare, una botola di schiaffo, una mezza carnivora che esplode. Però tecnicamente... Potevamo usarlo come per scattare le trappole. Tecnicamente, tecnicamente li va. Bene, e questo grazie. È ognuno di questi posti ha una, vedete che ha il suo piccolo posto chiuso per tenere la roba. Ok, lui quando ha raccolto la roba non c'era niente lì, un poveraccio, quindi bene. No, tutto non siamo riusciti a sequestrare cose. Benissimo, possiamo passare all'altra ala del piano terra. Proseg prima porta che incrociamo, quella bassa. 1, 2, 3, 4. Non so dove stai. La prima porta sud. Quindi questa qua sì. Eccellente. Bus speravo che veste quella porta perché non sei niente perché no, non ho idea. Perché così lo scopro anch'io. Malvagio. C'è scritto suite del primarca. Ci piacciono i primarca. Invece la presidential suite c'è la prima che dice è la suite primarchiale. Certo che è la suite presidenziale al piano terra. Che pari. Adesso che bifoi. Adesso quando apri bussate, non ottenete risposta. Anche perché se c'è il primarca è giusto bussare. Beh, è grande questa stanza. Questa stanza spaziosa ha il suo bagno personale e una larga vetrata con la tenda che guarda su un piccolo giardino, non lo vedo dove, ma va bene, è decorato all'ovest e la strada quieta a sud, sì, il giardino l'ho dimenticato di metterlo in mappa. Sì, un enorme letto di piume,
un divano, un tavolino per il caffè e svariate sedie completano il mobilio. E un largo dipinto della città che mostra i suoi punti turistici più salienti e le cose principali come la cattedrale della Starstone e Azlanti Keep è appeso al muro. Ok, beh, per essere una stanza singola, una bella stanza singola. Dettagli particolari? Ok, no. Guardi, dettagli per noti che il giardino che è stato descritto nel re non corrisponde alla mappa del Road 20, ma a parte quello non c'è niente di particolare. Trappole, i pagamenti, okay. Passo controllo. Controlli se ci sono trappole, non vedi trappole, questo è tutto. Se volete entrare anche nel no, cesso, vi faccio entrare nel cesso. Beh, no, guarda, nel cesso, dopo quello che è successo, guarda, sposterei tipo il... Se sei troppo intelligente, capisci che... E il cesso è interno, quindi okay, vorrebbe dire autospiarti, ma devi essere in due posti contemporanei. Vai sul corridoio per l'altra gente che passa. Esatto. Ok, okay. O da fuori guardi dentro. Ah. Sulla scrivania non c'è niente di... Perché lì... Scrivania portami no, via. No, un disegno. Ok, okay, perfetto, a posto. Usciamo. Ok. Porta alla nostra... Destra. Giusto, adesso avete 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1. Porta est, porta est. Qua? Sì. Giustamente se fai un albergo mi sembra giusto che non tutte le stanze siano mortali. Ti crei un alibi. Sai com'è? Bussa, porta, apri. Ok. Immagino che sarebbero queste le stanze che ci avrebbe mostrato. Ok, no? Voi che fate un tiro di... che state andando nella data perception, vi avvicinate un po' di più a questa stanza, perché io ho messo, non è che chiacchierate mentre vi avvicinate, no, siamo abbastanza siete seri, siete un attimino guardinghi. Ci sono stanze che voglio ucciderci, siamo abbastanza su lì. Sentite dei rumori da questa stanza. Busso. Ti amo, ancora. Busso lo stesso. Tum, tum, tum. Vengo! Questa scusa, ma... questo subito! Bravo! Un attimo! No! Un attimo. Concedi 30 secondi prima di sfondare la porta. Grazie. Allora, viene aperta la porta. Non ve la mostro adesso, una stanza quadrata. Che ci sono sete colorate che pendono dal soffitto di questa grande stanza da letto con un enorme letto, un divano basso tipo futone e un'abbondanza tremenda di cuscini. La stanza d'amore. Esatto, ci sono... esatto. Il tromboire. Il tromboire. La motel questo adesso e poi. C'è una tappezzeria, c'è un arazzo dalla parte opposta un po' rovinato che dimostra satiri che fanno zozzerie con le ninfe e bom. Davanti c'è scritto, Palazzo del Piacere Quadirano. E escono due umani, un uomo e una donna molto giovani. Come dire, visibilmente arrossati, sudati e coperti, lui da un lenzuolo, lei da una vestaglia, da una camicia di lui, una roba del genere, che gli dicono, aprono e poi quando vedono le agenti fanno buongiorno, buongiorno. No. Prendete le vostre cose e uscite, questo stabile è sotto sequestro per omicidio. Ma noi non hai sentito cosa abbiamo detto? Pagato una settimana di neve. Ma vuoi rischiare la tua vita per scopare o vuoi andare da qualche altra parte? Ovviamente è una domanda bizzarra. Ci sono molti. Vedi che lui guarda lei, la guarda con. E a metà tra le cose non ti farei e non vorrei morire nel fartelo. La taverna, bla bla bla, dove abbiamo riparato la prima, le stanze bellissime. Ma dobbiamo, ecco, ignorando voi, cosa facciamo con Colombella? Non lo so perché. Sentite, si stava tanto bene qui, è così piacevole, poi c'è ancora il tuo odore che potremmo spargere anche il sudore da altre parti, però era il nostro grido d'amore, doveva essere la nostra luna di miele. Senti, sto per vomitare, che dovete andare al cazzo. Dopo vi ignorano e cominciano per me il grido d'amore è dove sei tu, anche il mio d'amore è dove sei tu, baciami, e cominciano a limonare davanti a voi in cura. Vabbè, lasciate, baci. Io approfitterei del momento solo per guardare dentro che non abbia qualcosa di sospetto, tipo, io ne so, uno ha l'armatura completa,
Ognuno ha le fantasie erotiche che vuole. No, vabbè, però metti che questa sta facendo questo, ma sono delle persone che hanno stanno perculando alla grande. E anch'io guardo. Cioè, magari fanno da parte del stagio. Certo, due guardi entrano nel loro nido d'amore. Sono un monaco e un warlock che stanno trombano pagati. Sì, ci dobbiamo dire che a Pathfinder è possibile. Effettivamente, Zig Greyfire trova un dettaglio strano. Sì, un'armatura completa, però va. Quella spada Vorpal. Non voglio toccare la spada in nulla in questa stanza. Quello sembrava un attrezzo sessuale in realtà. Invece. No, trovi che per una stanza così bella, con delle pareti di seta, è tutto perfetto, un arazzo un po' bucherellato dalle tarme stona molto. Tiralo giù del tutto, però strappo. Però, mi aspetto una cosa. Però tra voi e l'ingresso ci sono due che stanno rimontando. No, ma sono già stati spostati quando hanno detto che aspetta. Lasciami fare questa domanda. Io so che c'è una stanza dopo. Potenzialmente. Quindi mi aspetto un bagno da cui si possa spiare. No, ancora di più, noti che la parte opposta di questo è la cucina. E dalla cucina che spiavano? La cucina aveva la rientranza per tenere le padelle e tutto. Sì. Qui non c'è la rientranza. C'è uno spazio vuoto. C'è uno spazio vuoto tra la cucina e qua. A questo punto farei il giro in cucina, mi accompagno. Secondo. Ma non cagare il cazzo della cucina. Entra in sta stanza e trova quello che dobbiamo trovare. No, l'ingresso è dalla cucina. L'ingresso è qua dentro. Non può essere qui. Scusate, non staremo limonando. Mi prendo il cazzo, mi prendo e tiro fuori dalla stanza. Ma senti, chi è intelligente dovrebbe ingresso dalla cucina? Vabbè, fai il giro che ti pare. Ok. Io no, ci pensiamo un attimo. No, non penso un cazzo. Per favore, faccio notare un dettaglio. Ok, e le faccio notare da qui. Da qui dove? Gli indico l'arazzo e sì. Poi ficco dentro due dita l'arazzo. No, l'arazzo ha tanti buchi di tarme. Di tarme, ah no, non sono dei buchi. Entri, poi prova, puoi cercare o puoi fare altro. Sì, no, intanto mi succede di dici da qui indicando l'arazzo, io vi spiano. Esatto. Ma no, ma non è possibile, ci mancherebbe, ce ne saremmo accorti se ci spiano. Noi facciamo attenzione, certo, ma tu guardi solo me, hai ragione, io guardo solo te. E che sei così, ah, e lei gli acchiappa, okay, lei gli acchiappa una chiappa e dice, bisogno di rimorso, davanti alle guardie. Bisogno di rimorso su di lui. Cosa no, sai? Poverino. Quindi subito bisogno di rimorso su di lui, è un'azione che devo fare in combattimento, ma lo faccio sentire in colpa per qualcosa. Ok, tiriamo iniziativa contro la coppia di amanti. Lo fai sentire faccio sentire in colpa per qualcosa. Oh, tiro salvezza. No, fottiti, sì, forse sì. No, in realtà no. Peso della colpa. Ah, poi... okay. Una cosa sì. Peso della colpa. Peso della colpa. Glimpse of Redemption, eccolo qua. Ah, ricordati della clamidia. Sì, il tuo nemico esita sotto il peso delle visioni delle colpe. E ha visione, sotto il peso della colpa e ha visioni della speranza di potersi redimere nel suo occhio della sua mente, nell'occhio della sua ma mente. Sta solo scopando che colpa. No, deve sentirsi in colpa per qualcosa, non deve cagare il cazzo a me. Si sente per qualcosa e vedi che lui sta per baciarla e si ferma e dice cosa c'è? No, non sono degno di baciarla. Ma come? Ma cosa dici? No, io ieri sera non ti ho soddisfatto abbastanza. Ecco la seconda. Ma cosa dici? Tu mi soddisfi. Questo è no, lui a lui è solo lei. Ma io avrei potuto fare di più, so che lo stanco perché non ho detto cosa hai fatto, amore mio? No, io non so dietro, non dirmi che c'è un altro, amore mio. Io mi sono masturbato pensando a te nel bagno e poi anch'io ti amo e continuo a limonare. Io rispondo. Si stanno limonando aggrappandosi. Sì, passione della passione. Stanno dalla stanza per farlo. No! Dobbiamo trovare cosa cazzo è nascosto in quel giorno. Disposto letteralmente spingendoli in un metro. Li spingete un po' di là, approfittando di questa roba, e entrate tutti nella stanza. No, io sto andando nella cucina. Lui sta andando nella cucina. Tu cucina, tu stanza. Io cucina. Tu cucina, tu stanza. Io sto portando via loro. Ok, tu porti via loro. Ma no, la nostra roba è limonare. Troppo tardi, vi ho dato la possibilità. Cucina, ok, fai un tiro di percezione, chiuso. Ok, mi prendo qualche minuto per guardare. Ok, anche voi quello che volete. Io provo a sentire la parete con l'arazzo o se in alcuni punti è possibile staccarlo un po' senza disintegrarlo. No, se non è tappezzeria, l'arazzo. Ah, è staccato giù. Quindi? Sì. Arazzo, se fosse inchiodato. Tira giù, strano. Allora lo sposto. Arazzo, lo avvolgo. Tiro giù. Ok, fermo, percezione. Aspetta, mi giuro un attimo a leggere questi numeri. Allora, ho fatto 19 di dado più 10. Io 6 più 8. Ok, effettivamente tirando giù una cosa, faccio caldo, qui c'è la... Rimetta a posto la candela!
e si apre e c'è uno stanzino in cui guardatelo l'occhio e vedete con l'occhio. Non voglio toccare niente. Vedete Ishtar che si avvicina alla razza e lo tira giù, e tu dall'altra parte vedi che effettivamente c'è un buchetto. E mentre lui guarda nella cosa. E mentre tu porti video e fa: beh, almeno vestirci la roba, per favore! Prendiamo la roba stavolta. Sì, fagli prendere. Ok, tu puoi andare, tu vieni con me. Chi è che può andare? Uno dei due, non è frega cazzata. Ma chi ha indicato? Ho indicato lei. Quindi lei può andare a fare lei può prendere le sue cose e lui lo trascina. Tutti e due? Sì. No, per favore. Beh, per favore, zitto, è fatto già, io non posso vivere senza di lei. Sta per uccidere con le mie mani. Amore, mi stai già mancando, sappilo. Esce una testa dalla cosa. Anche tu mi manchi tanto. Ma tu mi manchi di più. E si fa, invece fa la valigia. Mi sto trascinando fuori nel frattempo. Proprio di peso. Tornerò presto da te. No, non lo farà se non ti muovi. E comunque ingresserà dalla cucina. A me ne frega cazzo. Bello, questo l'hotel degli orrori. Esatto. Sento il pathos del thriller che viene fuori. Lo porto nell'ingresso. Nella reception, sì. Giro in un paio di cassetti, cerco di trovare delle monete. Se ci sono delle monete, dico, to, prenditi quello che ti spetta e poi sparite. Per il soggiorno. Hai pagato una cosa che non soffrirai. Prenditi i soldi che ti stai. Degli spiccioli da Michael. Mentre voi vedete quello, la tipa dice: ma quello è veramente uno spioncino. Ma allora, qualcuno ci spiava mentre lui mi. Siamo registrati. Okay. Vorrei che non ci fossero i civili in questo momento. Ora che vi siete liberati, continueremo di subito. Jessamine e Rabnal. Brutti. Perché sono sempre Jessamine? Ha scritto con la G. Possiamo andare avanti? Mamma mia, da due anni ci okay. Ok, corridoio. Potevamo andare in una stanza? Però. In quelle malvagie, sì. Scusa, controlla un po' quella testa di Nim. Comunque, visto per amore della completezza, questa è la stanza. Okay. Su questa. E questa è lo scompartimento. Ok, fantastico. Quella è la nostra comunque. Ratchet, guardone. Sì, no, poi scegliono le prede a seconda di tante cose, non so quello. No, ok. Allora, vai. In alto. In alto? Sì, 3 o 5, sì. Assolutamente, così poi metto le altre. No, vabbè. Bussa. Stigazzo. Bussa, apre. Sguardo, apre. Ciao. Dettagli, tra. Bussa, non risponde nessuno. Allora decidete di cercare. C'è scritto qua, c'è scritto. Che cos'è un 10? C'è scritto lounge. Lounge. Un largo camino di pietra nell'angolo nord-est di questa sala da lettura lounge molto comoda. Ci sono librerie alle pareti, ci sono poltrone molto comode e ci sono spazietti con tavolini e tutto che e divanetti che inducono la conversazione e poi c'è un po' di vino da servirsi e quelle cose. Un'area ristoro, cazzo minchia. Non... Di nuovo zona comune. Presumiamo niente, ma date un'occhiata a entrambi. Sì, dettagli trappole. Do un'occhiata. Ok, trappole non ve ne sono. Dettagli non ce n'è, non ci sono altre uscite. Spioncini. Troppo tutti. Benissimo. Bene, andiamo nel corridoio in basso. Comunque la donna sarà o in una di queste tre stanze o al piano superiore. Ma è già andata lì. È scappata dalla finestra tipo 5 giorni fa. Abbiamo le pattuglie attorno. Che non la stanno cercando. Beh, però se vedi qualcuno uscire dalla finestra, due domande. Se stai sorvegliando quel posto lì. Sì, no, allora, avete uno, due, tre. Faremo ricerca. Uno in ordine. Sì, la prima qua? Sì. Allora, c'è scritto stanza Irriseni. No, gli Irrisen no. È una popolazione tipo streghe e poi. No, oh, fantastico, non andiamo. Freddo schifo. Bussate. Nessuno. Ma io spero che sta roba qua sia. Cosa? Mortale? Sì. Bussate. Sì. Non risponde nessuno. Apriamo. Aprite. Drappi di. Cioè ci sono ghiaccioli di vetro dal soffitto. Questa stanza quasi tutta con molto pulita, molto bianca, con pannelli di legno alle pareti, un largo guardaroba di legno e ci sono quello che sembra essere un letto che sembra essere un castello di neve e altre cose. Perché il resto no? Entrando
dettaglio. Se no, trappola addirittura. Sì. E invece trappola. Trovi che c'è la classica botola. Ah, ok. Questo potrebbe essere interessante. Per cosa? Per vedere dove va a finire. Ma tu mica ci vuoi entrare? Ovviamente no. Non ci lanci la coppia. Ok, provo di aprila. No, perché magari non so se aprendola esplode. Ah, figo! Non c'è, ho capito che era... come funzioni. No, perché credevo che fosse visibile, invece no, adesso ve la metto. Per quello l'ho aperto prima. Questa era sul piano del mostro. Esatto, però era talmente disegnato che non credevo fosse un oggetto. Però effettivamente... Figo. Bravi! Roll 20 e Pathfinder. E Paizo. E... ok. Ma okay. Direi... ma effettivamente aprirla può avere un senso. Io vorrei sapere quanto è la caduta. Sì, però non so se aprendola succede qualcosa. Sì, tu le sei tu il tizio. Non lo so, se non dice lui, c'è solo una trappola. Allora tu riconosci che tu quando ti avvicini vedi che c'è qualcosa di diverso, ci fermi tutti, guardi un attimo, dici qua sotto è vuoto, questo secondo me mi puzza di, dice effettivamente c'è lo spazio per i cardini, ragazzi questa è una pitfall. Quello che sappiamo è che questa cosa una forgia. È stata costruita su una forgia, potrebbe portare nella, nelle vecchie catacombe. Tu sai che puoi, andando a lavorare sui cardini con i tuoi giusti arnesi, provare a bloccarla aperta, non farla più chiudere, bloccarla chiusa. Ma iniziamo a guardare cos'è. Esatto, poi vorrei bloccarla aperta, cioè aprirla e bloccarla poi, cioè. È una pitfall normale. No, è una prova di thievery. Thievery, va bene? Chiusa? No, per esempio. Non è come. No, cioè, sì, è chiusa la botola, però. Grazie. Che merda! Tanto se non fai un fallimento critico, non è un problema. È fatto 2 più 11. È un fallimento critico. Non è un fallimento critico. 13 è Pathfinder. Non è un fallimento critico. No, se non è un fallimento critico, non la comprometti, non la fai scattare. Quindi puoi riprovare senza sprecare il tempo. All'infinito? Spendendo solo del tempo. Meno complimenti, poi. Vabbè, riprovo. Invece un fallimento una cazzata, ma ci metti 5 minuti in più, cazzo. 16 totale? Sì, non lo comprometto. Possiamo non passarci la notte? 28, grazie. La apri, okay. C'è un buco. Benissimo. Torcia so vedere quanto grosso, quanto è profondo. Prendi una torcia e accendi? No, ci saranno delle illuminazioni. Cioè, no, sono la noce, sono io scuro visione, guardo le cose. E la scusa ti va a 18 metri? Finché, no, è a vista proprio, finché ho... E vedi sotto, vedi che va giù e c'è una... vedi solo il pavimento di una stanza, un pavimento libero, completamente libero. Però, e noti, di sangue. No, libero, normalmente, come fosse questa stanza qua. Esatto, però comunque il condotto che porta giù poi si allarga. Come ci fosse una stanza. Un po' più grande del condotto e ripeto, non c'è nulla. Ed è un pitfall verticale. Cosa tutto è verticale, okay. E dicevo di pietra, una cosa che puoi notare è che la pietra sembra un po' più antica. D'altronde, okay. Sapevi che sotto c'è un altro edificio. Qua potremmo poi legare una corda, magari a un letto, qualcosa e calarci giù, ma magari sì. Prima finiamo di sparare. Ti dico, secondo me, se quelle sono le catacombe. I resti della fonderia. C'è qualche modo in cui ci andava senza passare. Esatto, se qualcosa di più comodo della. Questo non lo troviamo, però. Questo è vero, però potrebbe aspettarci. Cioè, se c'è tipo una scala, magari l'alzo ha chiamato rinforzi. Nessuno entrerebbe nella stanza del drago nero. Dice chi è quell'avventuriero pirla che entra dove c'è il drago invisibile? No, quello che voglio dirti è: se io fossi Pratchett e volessi far cadere qualcuno in una mia trappola, metterei sotto anche solo una gabbia e quindi entrerei tutti e quattro in una gabbia. Cioè, comunque. Vabbè, sì, non se scendi non lasci il... Prego, lascio aperto lì. Direi che chiudiamo la botola. No, lascia aperto. No, lascio aperto. Sì. Così la gente non ci cade dentro di solito. Non la vedi. Gli avrei messo il letto sotto. Che buona idea, così spostano il letto e ci cadono intenzionalmente dentro perché sono stronzi. Andiamo, dai. Richiudiamo la porta a chiave. Buona idea. E seconda e porta. E 5? Lo sai tu. E quella sotto. Colpito! C'è scritto stanza bassa. Ah, quella per gli altri. Quella dove è morto l'Halfling. Uno dei tanti. Non è detto che sia morto. Bussate, sentite un... Asci? Guardie cittadine. La legge. Oh? Arrivo subito! Agente. Un attimo! Speriamo che sia vestita, almeno questa. Almeno questa. E... allora... La sciugola.
Poverina, non avrà sentito niente. Si apre la stanza, la stanza è una stanza per persone basse. Cioè nel senso che il soffitto è 1,5 metri ed è tutto a metà taglia. E esce fuori una dolce signora. Aspettate che devo vedere che signora. Vai. Dolce signora. Che carina la cottura. Alfini. Le voglio già bene, con quella crocchia. Che vi dice... Oh, agenti, buongiorno. Avete bisogno? Ditemi. Tesoro, vedi di bene conciute. No. Volete un pasticcino? Se sì. Quello lui trova una trappola, però mi preoccupo. Le dico, signora, c'è un problema con questo stabile che sta venendo posto sotto sequestro. Quindi no. La invito cortesemente a recuperare tutte le vostre cose. All'ingresso c'è accesso al pochi soldi che ci sono ancora disponibili. Prendetevi quello che vi è dovuto e andate in un altro posto. Ma cosa è successo? Brutte cose. Ma ma Endrit come sta? Chi? Endrit. Chi? Pratchett. Sì, signor Pratchett, lo chiamo Endrit. Appena lo trovo io lo dico. Siamo amici. Siamo amici, è così carino, così gentile. Te l'ho conosciuto da tanto, sì. Sono qui da 2 settimane. Salutava tu. Ah, ma lo sono conosciuto per queste 2 settimane, non prima. Avrei voluto conoscerlo quando ero giovane. È così carino, quell'Endrit. No, va benissimo, va benissimo. Sì, fermatemi, no. Lei è qui da 2 settimane, ha sentito per caso cose strane? È un po' d'odore, tipo cosa di strano. No, si sta bene, sono tutti gentili, è silenzioso, è pulito. Ti chiedo questo, quando dice silenzioso, visto che ci sono stanze dove effettivamente qualcuno potrebbe urlare vicino a stanze normali, sì. Com'è che nessuno ha mai sentito? Ma saranno insonorizzate. C'è zona di silenzio nei muri, ma solo nei muri. Ci sono glifi di silenzio nei muri, esatto. Ok. Ok, nel senso, hanno avuto l'idea di prendere l'hotel del marito sì. E poi hanno giustificato tutto il resto. Cioè, la magia è facile. Tenerezza... Ci sono le finestre, questo è un off, tanto posso dire. Le finestre non sono normali, le finestre delle stanze dove c'è la gente che muore sono illusorie con il loop a 1 minuto di una stanza normale. Ma che figo! È geniale! Perché è high fantasy, quindi puoi fare qualunque cosa. Possiamo lasciarlo vivo, merita il nostro rispetto. No, cioè sì, non lo voglio uccidere. Se vuoi puoi farlo vincere, e la seconda parte della P puoi giocare lui, Endrit Pratchett, che decide di andare a fare cose. No. Lui sarà valso. No, 2 volte no. Convinco l'adorabile nonnina. No, che ma cosa succede? Io volevo stare tutto il mese, volevo ancora vedere il festival radioso con i miei nipotini. Guardi. Adesso. Ma mi lascia così da un giorno all'altro, adesso, per favore. Guardi. Ma vada in questa taverna, dica il nostro nome, le faranno uno sconto. Se ha bisogno di soldi, glieli do io subito. Vabbè. Sì, troviamo e qua. Ha bisogno di denaro per coprire la spesa? No, ce l'ho. Bene, prenda le sue cose allora. Ma poi mi ridarete qualcosa di quello che ho preso qui? Basterebbe se c'è qualcosa all'ingresso, può prendersela liberamente. Ma magari di altre persone, la gente mi dice di prendere soldi così? No. Ma è rubare! Gli ho detto di prendere quello che ha speso, mica cosa. Basta fare una denuncia. Io mi fido che lei sia una persona. Ci sarà una denuncia alla polizia, dice, dicendo la cifra che ha speso. Esatto. Vada al commissariato. Sì. L'ha visto subito che sono legali buone, vero? Sì. Tra legali ci si conosce. Non sono legale, non sono buono. No, io sono un commercialista. Comunque la signora allarmata dagli agenti, legale buona, che è, dice, mi metto subito a fare la valigia. Brava, cara. Grazie, signora. E vado dove... Uno di noi aspetterai che abbia finito. Può fare denuncia al commissario di polizia. Al commissario di polizia. Al distretto della Edgewatch. Al distretto della Edgewatch, sì. Dove dirà quanto ha speso e quanto... Spende. Nel caso riusciremo a trovare qualcosa, verrà rimborsato completamente della sua spesa. Ma non succederà. Ma sono un po' turbata. Lo siamo anche noi. Un posto così sotto sequestro. Ma è successo qualcosa? Ditemi solo. Senti, il posto non è ancora sicuro. Quindi più tempo rimarremo qua a parlare e più rimarrà pericoloso. Senti. Ditemi qualcosa per favore. Gossip nonna. Gossip nonna. Signora in giallo, muovete. È un pochettino. Siamo lontani da lei la trappola. Diciamo che dopo che sarà chiuso l'indagine, qualche notizia uscirà, lei saprà tutto. Adesso non possiamo dire nulla.
non possiamo divulgare informazioni a cliente. Esatto. Vai in taverna e veniamo poi a chiacchierare in taverna con te. Vai. E vedete che lei mette il pacchetto e dice: vabbè, poi si gira e fa: beh, mi inventerò qualche dettaglio. Ma sì, mentre ma di quel che ti pare, no? Anche le belle buone. Vale buona, ma pettegola. E pettegola buona. Sì, ovviamente ci mette un po' a fare. Quindi volete rimanere quei 20 minuti che fa la valigia? O vi fidate che fa la valigia? Ci fidiamo della sciura. Okay. Che in realtà è in realtà è Terry Pratchett, esatto. Morto. In realtà io, se non è necessario entrare in una stanza in particolare, rimarrò nel corridoio, sì, esatto, per aspettare che mentre perché loro entrano e fanno lui cose e lui ha una percezione recente, io ho dita nel almeno la vecchia la vedi. Almeno la vecchia che esce dovrei notarlo. Non la vedi, ero di fianco a Ranzo e è sparita. Sai qual è la mia percezione? Quindi voi conosco. Entrate? Lui bussa. Busso. No, quindi questa stanza qua è entrata o no? No, questa è la stanza piccola. Aspetta, al massimo entriamo dopo che è uscita. Esatto. Perché è una cosa di Andorra. No, beh. Un giretto, e entro all'interno della stanza. Va bene. Trappole. Camminiamo in modo strano. Ok. Entra nella stanza, non ci sono trappole, guardate, scomode, tutto. Per sfingere, in realtà. Perception. Il dettaglio più importante. Cerco. È chiuso, vero? Due più 8. Sì. Dico, io 12 più 10. Perfetto, così siamo. Monitora vista. Sì, tu non noti tanto, ma Zick ha già capito. Vabbè, guarda la vecchia. Questa è una stanza piccola, quindi non lo osservi dal lato, lo osservi dall'alto. Va subito sul soffitto, vado nel posto più ovvio, vicino a dove c'è la luce, sopra il letto, lo zozzone. C'è un buco. E dove entrava? Dove entrava? Non sai, non sai ancora cosa c'è dalle parti vicine. Ma lo zozzone guardava la nonna dormire. Va bene, lei dice sempre la dormire. E io continuo, adesso te li poi indosso i guanti per qualunque cosa. Oh, e illumino. Esatto. No, io non lo farei. Illumino. Lumi non ci accechiamo. È la stanza sopra, direi. Sì, il piano sopra dobbiamo arrivarci. Sì, sappiamo, faccio una mappa mentale della zona della stanza e mi aspetto di trovare una stanza anche sopra che possa essere sfruttata. C'è il bagno. Altro lavatoio. Oh, il bagno è lungo solo 3 metri. Che sorpresa. E la stanza è molto più... È lunga 6. Quindi... Sfondiamo il lavatoio. No, ci sarà un buco. Cerco porta segreta. E trappole. Cerco porta segreta. Trappole nella vasca. Perception. Andate, cari, andate voi tre. 9 più 8. 9 più 10. Anche tu puoi fare. Uguale. Ma ci sono io nel corridoio. Ma cioè, se volete posso dare un'occhiata. Trovano, schiacciano, a forza di schiacciare il piastrello, schiacciano quella giusta che rivela un passaggio. Dietro il passaggio c'è una stanzetta che ha lo spioncino verso la stanza dove sei della vecchia. No, c'è la scaletta per il soppalco a spiare la vecchia. Ah. Vuoi salire sul soppalco? No, io salgo. Perché? È un soppalco. Vai pure, no, puoi strusciarti lungo il soppalco. No, sì, lo faccio tutto. Dalla parte c'è un peephole che dà sulla stanza. Se vuoi, dall'altra parte vedi che è una stanza che è fatta per sembrare un è la stanza dei pirati. Ci sono dipinti di pirati e scene tropicali, eccetera, eccetera, con delle attaccate alle pareti. Non lo vedi perché è dal tuo lato, quindi non lo vedi. Ok, ti chiedo solo questo, Indipedia. Posso usare percezione del magico attraverso uno spioncino? Se non è bloccato da qualcosa, sì. Tipo la parete di metallo, ci ho appoggiato l'occhio. Tecnicamente sì, vabbè no, un buco forse un po'. No, vabbè, tecnicamente funziona. L'unica cosa è che sai se nell'arco di 9 metri, solo però in direzione dello spioncino, ovviamente. Esatto, quindi è come se io fosse una retta. Fare una percezione del di luce. Paraculo Egli sta per dire no a questa. Non c'è niente. Ok, no, quasi. Boh. C'è un'altra stanza qua di fianco, stavolta ci sono i pirati. Comunque, io ho parlato con il soppalco e non trovo nulla, nessun oggetto, roba. I fazzoletti e la linea. Ok. Fai un tiro di costituzione. Esatto. Per trovarti a vedere. Così. Sì. Bussate, non c'è nessuno. Aprite. L'unica cosa diversa, faccio così sopra per farvi vedere. Sì, sentate che da questo lato... Sì.
ci sono le manette, ci sono le cose da schiavo deportato e cose varie. Anche qui non tocchiamo niente. E quella sul lato ovest, una finestra? Sì. Sì, un attimo solo. Allora, io rimango poi all'angolo del corridoio a aspettare che la vecchia se ne vada. L'unica cosa che cambia rispetto alle altre stanze è che Ishtar e Zik, notate entrambi, oh che strano, sono tutte altre stanze, erano tutte pulite comunque, precise. Qui dalla cassapanchina vicino al comodino, vicino al letto, da un cassetto sbuca una catenina d'oro. Se qualcuno l'avesse dimenticata, chiedendo di fretta al cassetto. Prendiamola come prova. Non ci sono. Fate voi. Io darei un'occhiata prima a tutta la cassa, cioè senza toccarla. Io prima di tutto guarderei... Però poi non ce ne sono. No, cioè, se non è meta, se è un mimic o qualcosa. Se la cassa respira. Se non è meta, se è un mimic è un po' meta. No, ma è giusto un... Nel senso che magari il mio personaggio, conoscendo tante creature, conosce anche i mimic. Ok, ma la mia domanda è: perché tutto il resto dell'hotel no e questo qua sì? Perché sembra una trappola. Ah, perché sembra una trappola. Comunque trappole, io che sono entrato dentro. Sembra lui prima, non le trovo. No, tu non l'hai visto. Ok, Tangla sta fuori. Io controllo. Sì, io sto all'angolo perché sto aspettando che la nonnina se ne vada. Tangla sta fuori. Ishtar controlla se un mimic, con di fianco dietro la sua bella cosa. Zig sta anche guardando quello, mentre Aldo è anche entrato perché sta guardando le manette e le eventualità. Casualmente le manette, così. Perfetto, e quindi ho una certa passione per le manette. E quindi tu sei nell'angolo a controllare se quello che è il Il cestone è un mimic. È un mimic. Certo, un mimic ha letteralmente. E quindi. Che precisione. Casualmente. No, ma non sto insinuando. No, cioè. È ovvio che poteva esserlo. E quindi, gentilmente, tirate iniziative e non me la dite perché devo fare cercare la roba. Percezione, sì. Iniziativa? Sì, penso percezione. Sì, tutto percezione. Beh, tu che dichiaravi lo stealth, potevi dichiarare su stealth, perché tu tecnicamente, mentre giri, sei sempre attento. Sei sempre attento. Ah, se me lo dici per me non è sbagliato, in quel senso. Va bene. Marcando il numero 26. Quindi il rosso non è più lo prendo. 20. No. Tanto, cioè, non so dove sia, non vogliamo seguire le tracce, quindi minuti. Ma è tanto sarà secondo piano. Sì. O giù. Sì, ancora in questo edificio. Però, dipende, o troviamo ancora una strada per scendere giù qua, dal secondo piano è difficile che ci sia una zona... ci sono tra le pareti una scaletta che appunto si deve fare, tanto su. Poi, e Pathfinder, il trasporto. Vorrei dire una cosa? Scusate, Zawordo! Eccoci qua, dicevamo, cominciamo con il combattimento. Qualcuno di voi ha fatto più di 28? Io volevo solo chiederti una cosa, lo osservavo prima di tirare l'iniziativa, mentre lo marchio come bersaglio, per il talento che ho preso al secondo posso fare automaticamente... Ma tu non lo puoi marcare il bersaglio come di sapere che è un mimic? No. E lui nel momento in cui tu ti avvicini ti attacca. Ok, Comunque 29. Veramente? Sì. Che maiale che sei. 29. Io ho appena preso l'iniziativa. Prego, manco fosse tipo, vedi, un rallentatore questa cassettiera che sta aprendo le fauci. E ok, e allora... Azione, basta con l'i-stick. No. Sì. E mi avvio. Sono lì. Sì. La reattività del personaggio, faccio il tiro del letto per non fare una tiro di scopo sopra. Ma fai il figo ogni tanto. No, perché faccio uno e mi parkour. E mi piazzo quindi tra il letto e il mimica. Sì. Quindi diagonale verso l'esatto. E faccio a questo punto, faccio Twin Fate. Devi mostrare le armi prima. Sì, Mystic. Azione. E ti muovi. E stai un'arma? Ma è non è un'interazione gratuita. No,
No, quello di me. A meno che tu non abbia estrazione rapida, non... Che non hai? Che lo vuoi dare? Tecnicamente hai detto anche che vi rimane un block note, non facciamo finta che tu non avessi. Puoi lasciare cadere un pezzo, però non lascia cadere. 8 minuti fa. Ok, vai. Vai, puoi estrarre da un colpo qualunque. Sì, estrarre da un colpo qualunque. Vai, vai un colpo. Vale, tanto mangia io. E faccio... Bonk. No, è dato 8 più 10, 18. 18, ottimo colpo che va a sfondare, dare un colpo secco al muro alla sinistra del mimic. Tocca a me. È riuscito a mancare un mobile. Tocca a me che mobile. Ovviamente per quanto tu mi abbia colto impreparato, io stavo già pensando di mordere gli Stark, no perché ce l'ho con Andy. Ma perché davanti a te sei un... Provo a tirare fuori lo pseudopode che hanno tutti i... E poi vado ad attaccarti col primo attacco, prima azione, e ti attacco con lo pseudopode. Non è il muro, è il forziere. 22. 22 preso non critico. Preso non critico e ti infliggo 66 danni. No, poca roba. 13 danni. Ahia, poca roba. Fai gentilmente un tiro di riflessi. Non farti mangiare da me, che è la parte importante. Ha andato abbastanza bene. 16 più 8. 24. 24. Ok, tutto bene. Buon. Riesci a evitare che lo pseudopode si avvinghi a te. Anche lui non è che ha molte altre cose da fare. Ricarica lo pseudopode e prova a darti un altro colpetto. Ma fa 14. Ma è nella vita. No. Non avendo letteralmente nessuna attrazione, nessun posto dove andare, riprende lo pseudopode, ma rimanendoci un po' male, prova a dare un colpetto anche ad Aldo. Con meno 10. Però ci prova. Sì. Ma lui che cavolo. 27, 26, 25, 24, 23, 24. 24. Zic. Zic. Fireball. Cerca di capire qual è il modo migliore per colpire questa creatura e quindi tira un pugnale. Ok. Device. Disastratagemmo. 19 di dado, quindi dovrebbero... Molto bene. Sì. Non penso sia critico perché no. No, beh, no, non ha detto. No, detto, no, perché cosa dici? Beh, se mi dai il numero totale io ti sì. Se critico no. Non ha più 10. 24? No. Ah, no. 24 anni. Adesso lui fa 19. E i soggetti danni da precisione? Non è immune dalla precisione. Benissimo. Lo colpisci in bocca. Pugnale di pseudopode. Ci pare in bocca. Ti serve qualcosa? Ci pare per secondo di fatto, ci vuole lo zaino. O quello di piedi. No, no, vabbè. Il metallo è piedi. Ok, sono 9 danni. 9 danni, nice. E lui... Il mio collegaldo, per il mio collegaldo sarà impreparato. Ma fino a quando è? Fino al tuo prossimo turno? Fino al mio prossimo turno, okay. Quindi ci sta. Quindi io. Chi c'è fra i due? Vabbè. 18 io. Ci sono solo più io. E io 18. Lui 18 e tu? Lui 18, tu? 20. Quindi no. prima Tanglar. Ma adesso prendo. Ah, era che non lo... Cosa fai Tanglar? Tanglar si avvicina in mischia. Visto che è un combattimento ve lo zoomo un po'. Grazie. Perché è difficile che si sposterà mai lui da lì, perché non ci sposteremo tutti mai, immagino. Davanti, esatto. Quindi mi metto lì nell'angolino, ho già lo scudo impugnato, quindi lo percuoterò con cortesia sul craniotto. Bonk. Bonky, bonky, bobo, bonk. Comunque 10 adesso per colpire. Sì. Diciamo sul dato 28. Lo colpisci, tira il danno. Molto bene. Sono un cortese di 8 più 4. Sono 9 danni. Sono 9 danni. Mi fai gentilmente anche tu un tiro di riflessi? Ah, quando lo colpisco lui mi slingua. No, perché non è precipitato. Sì, ricordi, no, ma io ho fatto 1 sul dado. Quindi sì. Ma no, è 7, ma cambia niente. Ok, sei trattenuto, quindi... Scusate, sei trattenuto, quindi sei sia immobilizzato, cioè non puoi spostarti da dove sei, ma non avevi alcuna intenzione, sia impreparato, quindi meno 2 da CA. Va bene. Puoi provare una singola azione per... Staccato. Che tra l'altro. Grazie per la nuova media, ci stava molto bene. Visto che mi avanza un'azione, penso che potrei anche farlo.
Avrei meno 5 perché è un attacco? Sì, allora, chiedo scusa, mi sono sbagliato. No, non sei afferrato tu, è rimasto lo scudo attaccato al Mimic. Quindi okay. Se vuoi poter ricolpire quello scudo, devi sganciare lo scudo dal Mimic. È sempre la merda, ogni volta devi rientrare in stance perché non hai più lo scudo che ti dà lo stance. Oh, lo scudo a due mani? Che palle. Quindi sei... tu hai attaccato, hai colpito lo scudo e rimasto attaccato al Mimic. Ora devi, se vuoi staccarlo, yes. È un'azione singola, prova di atletica. Prova di atletica. Io sto valutando se spacca il gauntlet addosso invece di dare la spada. Sì, atletica, ho fatto un totale di 23. Ok, riesci a staccare lo scudo. Movimento, attacco, recupero scudo. Yes. Istar. Allora, prima cosa, marchio identifico. Su quale caratteristica ti devo tirare? Cioè che tipo di creatura è? Aberrazione, quindi... Occulto. Occulto. Esattamente. Quindi occulto o 8. Con lui. Vabbè, è chiuso per fortuna. 5 più 8. Benissimo. Ah, sì, tanto molto bene. Cosa vuoi sapere? Allora, beh, prima di tutto un mimico, ok? Prima di tutto se ha delle debolezze o resistenze a qualche tipo di danno? No. È un successo normale o critico solo per capire? Dunque, più quanto? 5 più 8. C'era più basso, meno 2. Meno 2, no. È un successo critico. Nice. Tecnicamente un 4 domande fai. Seconda, quali schifezze? Abbiamo visto ciò che faccio quando l'attacchi gli rimane la roba appiccicata. Sì. Altri utilizzi fantasiosi schifosi? No, fa solo quello del pod e basta. Esatto. Proprio col pod non ti aggrappa. Esatto. Col pod ti aggrappa. E poi ti mangia? No, ti aggrappa. Ti piace un po'. Ok. E vabbè, posso chiederti come livello di potere com'è rispetto a noi, cioè il suo livello? Creatura 4. Esatto. Hai detto che non hai immunità, parla dei linguaggi. Comune. Ma pure il comune. No, questo no, e ti risponde lui. Comune. Ignorante, ignorante. Questo ovviamente ve lo faccio presente. Guardate, mi fai notare che il disegno del Mimic sul token è il pezzo del disegno del Mimic sul bestiale. Ah, bello. Che bello. Ma era proprio è uno sgabello. No, questo è un trono, lui si sposta in quello che vuole. Allora, parla non c'è un Mimic per una debolezza di spazio particolare. Quando lo attacchi con un'arma, l'arma gli può rimanere appiccicata addosso se non ti va bene. Eri disattento? Sì. Con quella maglietta puoi. Mostra la maglietta al mondo. Quindi, prima azione fatta, seconda azione, gratuitamente lascio cadere le bolas per terra ed estrarre. Cadono le bolas? Esattamente. No, prima di estrarre lo spadone volevo chiederti una cosa, ma se io lo attaccassi col gauntlet, col guanto d'arme che ho comprato una mano... Diventi immobilizzato tu. Esatto, perché rimane appiccicato. Esatto. No, allora, seconda estraggo, terza attacco, spadone a due mani, cioè spada la strada a due mani. Se lo attacca l'aliena rimane appiccicata l'aliena. Infatti per fortuna non c'è spazio. Allora, penso di sì, però non sarà un critico, ho fatto un 21. Hai fatto un 21? Hai preso. Penso non sia un critico, ma no. Sarebbe un po' facile. Visto che ho 8 danni. Io ho fatto 28. E tiro di riflessi. 24 non gli ho fatto niente. Riflesso è fatto 19. Rimane la spada bastarda attaccata. Devi scegliere. Scusate, devi scegliere se lasciarla andare o poi proverai a riprendere il prossimo turno. Tocca Aldor. Aldor fa estrae secondo Nightstick double slice. Sì, ricordi che è impreparato. Ho preparato quindi meno 2. Io faccio due attacchi al massimale e i danni sono insieme. Ok, furtivo. Però il furtivo è molto impreparato. Direi che uno prende perché 28. Sì. Nice. 28 sarà un critico. No, aspetta, no, dipende. 28 contando il... Dopo ti fai un po' più di meno 2. No, la mia domanda è 28 perché hai fatto 28 o 28 perché hai fatto 26 ed hai preparato? No, ho fatto 28. Ho fatto... Quindi è critico perché va 30. Ok, perfetto. L'altro è 19. Quindi prendo. No. A 21, sì. Quindi uno è un critico, quindi era doppio. E sono quindi 2 di 4, 2 di 6... Più di 4, più di 6. Più 8. Okay, no, l'8 più 12. No, no, più 4 più 4. Eh no, perché uno è più 12. Hai ragione. 22... Aspetta che aumento di 12. Fu così che il Mimic ha fatto poco. Tagliato a metà. Il bastoncino. Esatto. Pesciolino finto.
te, ho fatto solo 31 danni. Oh, scusami, beh, non sono pochi. No. Ho fatto 26 in 3. Sì, ma io ho fatto un critico. Però è un gran bel danno. Faccio un D8 più 4. Cosa lo fattisce? Importante, tiro di riflesso 23. Sì, per le due armi, però. Esatto, tutte e due. Ho tutto il libro, così prese. È un double slice. Ah, okay, conta come un danno solo, conta come un danno. Sì, secondo me ci sta. Sì, sì, 23. Vai, tanto tu hai i riflessi della Madonna. Sì, anche due dati. No, sono due attacchi separati. Fai. Sì, ma contano, come un, per danno, colpire contano come un danno unico. Quindi colpisci. E io gli dico che è un colpo così. Quindi ho. Oh, oh, due. Prese. Hai fallito? Cioè, 22 e 19. Scusa, no, ma è un colpo contemporaneo. Okay. Uso il punto eroe. Tanto devi ritirarne uno. Hai fatto 22, non vuol dire che. No, lo uso neanche. 23. Ah, 23 la difficile. Beh, ottimo usarlo a un minuto dallo scadere dell'ora, dall'inizio dell'ora. Ma no, 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 io non lo uso. Ah, non lo usi, perfetto. Stupido. Andiamo avanti, no. Tocca a lui. Allora, a questo punto quanti lui... Quanti ne hanno attaccati sto qua? Quanti sono suo corpo? Può aver attaccato qualunque cosa. Io faccio già il mio coltello qua. Allora, vediamo un po'. Beh, dopo questo attacco tu sei diventato molto pericoloso, Aldol, e quindi il Mimic decide di attaccarti. Ma anche... Ma le due armi, non sono pericoloso. Nel dubbio. Povero Aldol. Nel dubbio per suo. Se io faccio... Io 20. Ok. La mia domanda è... That's a critical. Qual è il prossimo? Stavo pensando se tu non sei attaccato al Mimic, hai attaccato solo l'arma. Delle armi. E poi la riprenderà dopo. Non è considerato afferrato perché lui non ha fisicamente una... Per uno non ti faccio critico. Yeah. Ti faccio unicamente poca roba, 10 danni. Secondo attacco. Yeah. 23. Colpirebbe. 23 e ti faccio 13 danni. No, gli dico di no. Io pentiti, brutto coso schifoso, smetti di mangiare i miei amici. Conviene sempre farlo sul primo, perché gli dai un malus. Non attacca o prende il malus? Non attacca. Quando il tuo danno si prende indebolito 2. Annulla il danno. Okay. Però posso fare il terzo? Sì. Sì, col meno 10. Lo faccio su di te perché mi dà fastidio che mi hai detto pentiti. Bravo. 1. Benissimo. Vedi, ci sta. Ci sta. Cuccia. Ci sta. Zik è nato pugnale in faccia. Ok, diventa un po' più difficile perché il Tangler gli sta davanti. Ci sta. Okay. Sai, puoi salire sul, sul letto. Saltando spalle. Non lo colpisco, non è pure. Ok. Ah, estrai lancio. Estrai una. Puoi tirare due volte. Ma sì, no? 5, quindi sì. Volendo sì, scusami. Poi devi staccare tutti dal corpo. Alla fine sarà un casino. E sarebbe la meno 5 meno 4 perché il pugnale arci. Ok, quindi sono 24, 25. Sì, preso. Ok, e ti ho fatto 8 danni e sei rimasto preparato con ma lui è senza armi. Ha più senso con te che sei prossimo. Quindi sì, ho meno 2 con te che tu hai ripreso lo scudo in mano. Yes. Non c'è modo per trascinarlo indietro con me, vero? Devi prenderlo, però poi rimane appiccicato con lui. Non è un... cioè, col Mimic non so quanto ti convenga. Con altri avrebbe più senso. E se lo mettevo in mezzo a noi, facciamo anche... attaccavamo tutti quanti insieme. Non vuoi stare in mezzo a noi. No, l'unica merda è che effettivamente sei una stessa ogni volta che attacchi. No, poi gli voglio... gli stessi attacchi. Sì, io già più... Perché attaccare senza stessi? No, faccio un cazzo. Dai, gli lo scudo. Ritorno, impugno lo scudo con due mani, lo sbatto di nuovo in testa. Ok. Uno sul dado, lo ritiriamo. Sì, buona idea. Sei sul dado, 16 in totale, no? Sì, però è ancora il tuo scudo per essere l'attacco. Yeah. Che è quello che farò. Le stacchi in automatico, eh? No, è che farlo... non l'avendo colpito, non l'ha colpito. No, no, deve fare prima, prova di atletica. Atletica? Ok. 22. No. Lui 23. No, lui 20, succede per sempre, ce l'hai fatto. Ah, 23 è la prova di riflesso. Ah, infatti ci ho cacchiato. Ma metti la armatura. Un momento. Fase 2. Beh, però lui potendo cambiare forma potrebbe diventare qualcosa di più resistente. Qualcosa di meno danneggiabile. Sei sul dado, quindi 10 danni in totale.
10 del totale. E tiro salvezza per non rimanere incastrato. Esatto. Una difficoltà 23 che non supererò mai. Ma dov'è ancora vivo? E... fa fatica a reggersi in piedi? No, no. Vai, hai la sì, hai dei piedini. Ho fatto di due. Estraggo la... il 2 che rimane attaccato alla cosa. Tu provi a prendere l'arma? A estrarre un'altra arma? No, no, no. Da lì... Prova di atletica? 9 più 11, 20. No. E 23 la prova. Vuoi riprovarci? E riprovarci. Tutto fa 18. Tanto per restare ad attaccare, oppure Gauntlet è messo molto male. Riprova. Non rimarrei per nulla attaccato. Non no, ma tanto questo qua mi attacca fino a guardia. Ah, seconda cosa, esplodo di nuovo, ancora una volta estrarlo. Detti naturale, vabbè. Dai, sprecato malissimo. Ma no, no. Spadone. Ma finiscilo. Conoscendo la creatura, ha un livello di intelligenza tale che potrebbe cercare di accettare una resa o è una roba proprio a livello animale che... Quel palazzo di cui arrenderla. Ma lo uccidi per cortesia. Ma è mio, palazzo comune, potrebbe essere... Ma un cazzo è Mimic. Potrebbe aver visto cose strane in costare. Testimone, chiamiamo alla sbarra il signor Mimic. Prego. Cosa ha visto in questo hotel? E lui... Ho visto quattro guardie di e lui pulendosi della sua bava collante non posso dirglielo, è un segreto. Dopo questo lo uccido, mi spiace, ma... 18 più 10. Sì, dai. Era impreparato, eh? Esatto, è un critico. Non basta, deve fare 31. Ha tre punti feriti. Vabbè, voglio più 8. Voglio un critico. 4 ore. Va bene, è un critico, fai 200 danni, ecco, 12. Io volevo far portare al banco dei testimoni Mimic. Che bello il banco dei testimoni Mimic. Mi scrosso lo scudo dal banco. Ma proprio il banco. Esatto, stavo per dirlo, laddove il banco di banco anche il banco è un Mimic. Si trasforma in banco. Si interrogano tra di loro, il banco che interroga la sedia. Prima recupero le tue armi e grazie. Io il pugnale. Ci mettete un attimo, eh? Aspetta, ah, 23. No, ma dopo un minuto, dopo un minuto il segreto si secca. Dai, recuperi i pugnali, grazie. Sì, ok. No, mentre recuperi i miei cosi, grazie. Ci mettiamo meglio, sono più forte. Ok. Esco subito sul corridoio per vedere la vecchietta come è risolta. Aspetta. Chiudo qua. O ultima stanza che poi potrebbe durare 20 minuti. No, no. Vorrei solo controllare che la vecchietta sia viva. Io sono a posto così. Ok, perfetto. E la vecchietta? Sì, sarà uscita sentendo il rumore. Io no, la vecchietta sta guardando. Sorda come niente, bellissimo. No, sta guardando. Tu a un certo punto vai subito... Sì, io torno su per la vecchietta sia. No, allora tu vai dalla... Corri a vedere un attimino la vecchietta come sta, sei preoccupata perché dici... Com'è che... Abbiamo fatto tutto sto rumore. Vedi questo halfling di tozzetto, di sedere, con davanti una cestina di vimini su cui sta mettendo le cose, e dicono, quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo, le stelle ci girano attorno, se ci porti a ballare... E chiaramente lei si è killer, cioè domani... Mi ha ingannato questa donna e mappaccia. Su questo bellissima, sulla vecchia sculettante, poi ci vediamo cosa fai. Cioè, perché te su questa vecchia sculettante che canta Orietta Berti, vengono i titoli di coda di questo episodio. Ciao. Potremmo anche fare Alghero come canzone. Thanks for staying with us. If you've enjoyed yourself, give us a thumbs up and subscribe for more content.